eccoci qui. Siamo qui riuniti per la seconda giocata di cultos che sarà anche l'ultima di questa nostra B-Shot. Abbiamo riunito il nostro gruppo di investigazione, che non se la sta passando benissimo, soprattutto Anthony, oserei dire, in questo momento, e ci prepariamo a, a uscire fuori dagli orrori della camera 18. Ho oh, tempo agli orari della camera di show. Intanto ci dobbiamo entrare a capire che sta succedendo, poi ne usciamo. Forse, forse. se Claudio vuole, quindi io ah, direi grazie. di dare la parola al nostro Claudio che ci sta portando la seconda giocata di Cultus, il nuovo gioco uh, seconda edizione di Clotos per giocare è un'ambientazione tipo cult o mage. Vai, Claudio. Esatto, Camera 17 e Camera 18, tutte e due, perché una è la scena del crimine e l'altra è eh, da, da dove qualcuno stava guardando quello che succedeva nella scena del crimine. L'ultima volta vi siete trovati a dovervi fermare, eh, ciascuno accompagnato da persone diverse, al Ferguson Motel, un motel nel nulla in mezzo all'Iowa. Uh, a causa della pioggia incessante, del vento, della pochissima visibilità notturna e avete trovato il proprietario molto disponibile um, che vi ha aperto le camere, vi ha aperto il diner e poi è iniziato l'orrore perché qualcuno di voi è iniziato a scomparire. Prima una ragazza, poi un'altra è, una, è il camionista che accompagnava il personaggio di Giuseppe la gente Dale Altus, E mano a mano le cose sono degenerate. Avete scoperto che eh, qualcosa all'interno della casa dove abita il proprietario, il signor Ferguson, sta manipolando la realtà, il retro della sua casa non esisteva più. E poi avete scoperto una cosa ancora più angosciante, cioè esattamente quello di cui parlavamo un attimo fa gli efferati omicidi che si sono tenuti nella stanza 17 e nella stanza 18 da cui questi omicidi sono stati osservati e registrati su una telecamera negli anni 80, quindi si parla di 40 anni, esatto, quasi 45 anni uh, fa, perché stiamo giocando al giorno d'oggi e queste camere sono state murate e tenute chiuse. Per tutti questi anni. Anthony se la stava passando non benissimo, perché la sua mente stava iniziando un po' a cedere sotto l'assurdità della situazione in cui vi trovate. La gente Altus ha iniziato a vedere cose che, eh, che prima non vedeva e che Anthony aveva già iniziato a vedere da parecchio tempo, purtroppo per lui. Lena, nel suo cinismo, resiste ancora a queste visioni, ma non sappiamo per quanto. Quindi questo è il momento in cui eh, il ventilatore è appena stato colpito dal pacco pieno di... Topo. Esatto, esatto. Mm -hmm. Grazie un... per questa metafora. Metafora squisita. Squisita, non lo so. Immagino, <ride> diciamo... che non ci potremo togliere dalla faccia. <ride> <ride> Avrei detto concimatoria un'immagine concimatoria? Conci... Esatto. Ultima cosa al piano di sotto, rispetto alle stanze 17 e 18, ci sono il proprietario del, dell'hotel che pure se la sta passando male, anzi, anche peggio di Anthony e Jessica che sta cercando di calmarlo. Jessica è l'ultima delle tre ragazze che erano arrivate con Lena, che non è ancora scomparsa. Uh, sta cercando di tenere calmo il signor Ferguson cantando che sembra l'unica cosa che riesce a dargli pace uh, yeah. e prima che mi dimentichi avevate anche visto i nastri uh, delle telecamere dell'hotel che facevano vedere che la prima ragazza proprio scompariva nel nulla quando apriva la porta ma avete notato che le telecamere yeah. Non sono più collegate e non avete idea di come sia possibile perché i cavi non sono stati tranciati, semplicemente sono state sostituite da delle telecamere finte. Che bello, è fuori Quindi, <ride> Quindi, mentre vi trovate all'ingresso della stanza 17 o della stanza 18, visto che eravate un po' a metà tra le due, cosa volete fare? Eh, io guardo gli altri, sento ancora la voce di Jessica che sta cantando, mi sistemo un po' la cravatta. Allora, la situazione è molto brutta, molto, molto, molto brutta. Eh, C'è un posto in cui vorrei andare a vedere, che è un posto in cui siamo stati prima, Lena. Il gabbiotto delle telecamere. Cosa vuoi vedere lì? Voglio riguardare un'altra volta quel video e voglio vedere se si capisce che cosa è successo a queste telecamere, che ora non funzionano più. Però, allora. però ci sono anche queste macchine da controllare e indico quelle che abbiamo trovato nella stanza 18. Hai ragione. Avevate no. già iniziato a controllarle. E infatti, Lena aveva visto che su uno dei nastri c'era registrato. Ehm, una delle persone che vedevano i nastri era Mary, la, la prima ragazza scomparsa. Ah, che si in... eh. Non siamo riusciti a mm -hmm. spiegarci questo ancora. Hai ragione. Quanto tempo pensi che ti serva ancora per vedere il contenuto di questi nastri? Vederlo per bene più o meno, Claudio, riesco a capire quanto potrebbe servirmi. Mm, andando un po' a velocità smodata, come direbbero in balle spaziali, non tantissimo, nel senso che non sono nastri da quattro ore e eh, non sono cioè è anche facile vedere dove succede qualcosa e dove non succede nulla. Una mezz'oretta, giusto per essere sicuri di non perdere qualcosa di grosso. Poi, volendo fare un'analisi molto, molto approfondita, ovviamente ti serve più tempo per andare avanti, indietro e riguardare. Però, per fare un'analisi grossolana di quello che c'è sul nastro, in una mezz'oretta sei sicura di aver visto tutto. Anthony, tu come stai? Senti... puzza di whisky scadente che esce da, dalla bocca di Anthony. Fiato un po' corto. E ti dice... Non tanto, non riesco ancora a capire bene. Ricordiamo che Anthony aveva spaccato su porte e, e, vedendo qualcosa che non doveva vedere circa con l'ascia, in quei fatti c'è anche l'ascia in mano per quell'antincendio. E non lo so, o vai tu a vedere lo sgabbiotto o, o vado io. Sarà il mio se vai te, perché almeno sai cosa, cosa vedere. E io do due occhi in più a lena che. Sai che io ti faccio, un cenno, ti faccio un cenno, eh, però prima di dirti sì, è una buona idea, mi volto verso Lena in cerca di un'approvazione di Lena per vedere se vuole restare con Anthony oppure no. Allora, in realtà Lena non sta seguendo questa conversazione perché è messa lì già a controllare i filmati, e allora la prendo per un sì, eh, vado vado al gabbiotto se, serve, se succede qualcosa di brutto urla e vesco sono lì con te e no. Ok, aiutami a controllare allora Poggio l'ascia vicino alla sedia che posso vivere con un'ascia in mano e guardiamo così allora, uh, guardare il nastro è, se vuoi fare una prova per essere sicura di non perderti cose importanti, una prova di spada. Perché si tratta di, anzi no, in realtà essendo che lo stai facendo andare avanti veloce è più una prova di calice. Spada okay. sarebbe più prendere il nastro, fermarlo, guardare i dettagli e così via con ecco, l'aiuto di anthony come funzionava con l'aiuto di anthony ehm, ha il vantaggio anche se non avesse nessuna mh, catena che si applica in questo caso ok roll due dadi da otto vero uh, i dadi Vabbè. hai fatto un 4 e È un 5. 5 io ho 5 di cali quindi tieni il 4 che è un successo pulito. Perfetto. E guardando il nastro, ehm, vedi... Allora, tu Lena vedi una cosa, Anthony ne vede un'altra. Okay. Perché <ride> Anthony ha già squarciato il velo e quindi percepisce quello che si trova dall'altra parte. Quello che vedi tu è ehm, la fine della giornata di questa ragazza e di un altro ragazzo che non ha idea di chi sia perché non è il camionista e non è nessun altro che voi abbiate visto uh, che entrano nella stanza vanno in bagno uno alla volta poi escono per uh, andare a dormire si trovano nel letto e mentre uh, si trovano nel letto qualcuno Uh, entra nella stanza dalla porta della camera 18 perché l'angolazione è per forza quella. Uccide la ragazza nel, nel letto mentre il ragazzo si sveglia, cerca di uh, colpirlo e scappa verso il bagno dove scivola, batte la testa. E poi non sei sicura di quello che succeda perché la telecamera non riprende bene quello che c'è di là. Quindi è Mary in compagnia oh no. di un altro, è Mary con qualcun altro, questo oh. è quello che vede Lena. Ho una domanda, ma questa persona che uccide mh, la coppia, insomma, mm -hmm. visto che io sono in grado di, per, di capire che la ragazza è Mary e così via, non riesco a capire mh, più o meno come è fatto questo l'assassino. L'assassino era evidentemente preparato, o l'assassina non è chiaro neanche questo. Eh, comunque, la persona che li ha uccisi era preparata perché. Uh, a parte, vabbè, poter capire grosso modo, la corporatura de della persona è bardata dalla testa ai piedi, ha una maschera un passamontagna in testa, è il maglione a collo alto. Non si vede praticamente nulla della persona. Riesce a capire che è di corporatura leggermente più grande di Mary, ma non, non, non troppo, non eccessivamente. Okay. ok, io mi giro verso Anthony e dico, io non, non capisco cosa, cosa ci fa Mary qui. Quello che vede Anthony nel frattempo... In questa faccia qua, penso. <ride> quello che Ma vede comunque, Anthony... Per vedere se Mary uccisa, quella faccia ci starebbe. Eh. Sì, 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 assolutamente, però ancora di più. Se, Mary, se fosse solo per Mary serve... Proprio... Esatto. No, è un pochino di più perché quello che vede Anthony è... La stessa scena di una ragazza che entra in camera con il ragazzo, eccetera, eccetera, ma mentre il ragazzo è in bagno, questa ragazza che non era Mary viene sostituita da questa figura nera che quasi sembra una bruciatura della pellicola che si avvicina a lei mentre è in piedi in mezzo alla stanza, tenendo. Uh, qualcuno per i capelli e quando la butta addosso alla ragazza che vedevi nel, nel nastro prima, questa diventa Mary, la figura rimane poi in un angolo della stanza a guardare quello che succede, ma è completamente appunto nera, una bruciatura. Questa non, non ha proprio neanche una forma chiara. Anthony, S sì, Anthony. che sì. io, io... capisco. No, non, non lo so, non, non capisco niente. Questa situazione è sconvolgente, non capisco cosa. cosa... Mary è morta lì. No, non, non era Mary. mi giro guardo la bottiglia di whisky a metà che avevo portato con me, riguardo, c'era qualcos'altro. Era, era nero, bruciato, qualcosa co come una macchia indistinta. La ragazza non era Mary ed è poi, poi è diventata Mary. Non ha senso. Anthony, io... Senti, ti metto una mano sulla spalla e senti che anch'io sto tremando come una foglia. Stato. Dico, Stato. senti, noi dobbiamo andarcene da questa stanza. Magari è, è che è rimasta chiusa troppo, stiamo... Ci stiamo facendo, questa cosa ci sta mangiando il cervello. Usciamo per favore, andiamo via. Prendo la tua mano dopo che sono scattato e mi faccio portare via. Ma prima afferro l'ascia, non si sa mai che. La sua amica, ascia. Ormai è l'unica cosa che dà sicurezza. Lascio lì la bottiglia di whisky perché secondo me. Oddio, forse aiuta anche quella. Eh. La bottiglia di whisky se la porta Leno. <ride> ecco. ok. Prendi te, perfetto. Coraggio liquido. Dale, tu, uh, mentre loro guardavano questi nastri, sei uscito dalle stanze 17-18, e 18, andato al piano di sotto, passato davanti a eh, Eric e Jessica, che sono ancora apparentemente tranquilli, e... I nel gabbiotto delle, delle, delle telecamere a circuito chiuso in fondo alla reception, è ancora tutta lì l'apparecchiatura. La, Rimetto indietro il video della scomparsa di Mary. Già mentre stai riavvolgendo il nastro, vedi che c'è qualcosa di diverso. Mm -hmm. E poi fai ripartire il nastro e vedi. attivo il mio sesto senso quello per percepire il velo. Vedi che Mary effettivamente è salita, ha aperto la porta, è entrata e nel momento in cui ha aperto la porta, ehm, dalla direzione della camera 17, una figura che sembra più una bruciatura sulla pellicola si avvicina alla porta della stanza, entra all'interno, e mentre Mary sta per uscire vedi che qualcosa di nero la, la, la stessa bruciatura la prende per i capelli e la trascina di nuovo verso l'interno della camera non si vede dove l'ha portata no, perché è dentro alla camera mm. allora a voce proprio bassa 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 guardo questa scena e dico ti ho visto ora ti ho visto mh mm. Figura nera, nera bruciata, come se fosse un cadavere bruciato? Eh, come se fosse quello che rimane dopo l'esplosione di una bomba su un muro. Una bomba su un muro. Però non ti risulta che qua sia né bruciato niente né esploso nulla. Però te l'avevo detto, eh? Mi pare. Quando eravamo nella stanza che poi avevo... Sì. Non sembrava sì, sì, detto Anthony l'aveva già vista sulla porta che dava alla stanza 16. È quella a cui ha tirato il colpo di Ascia. Mm. Però io ora che l'ho vista sto pensando, non abbiamo visto però nulla che riguardava bombe o incendi in questa zona. No. Mm. Mm. E do una controllata veloce per vedere se, prima che le telecamere implodessero e venissero sostituite con delle telecamere farlocche, e se si vede quello che è successo al mio amico camionista Robert e all'altra ragazza. Ti direi di spendere un punto fortuna per avere questo appunto. Colpo di fortuna che le telecamere hanno registrato qualcosa fino all'ultimo. Ok, allora lo spendo, dai. E effettivamente cambiando nastro eh, vedi anche che cosa è successo dall'altra parte del diner eh, e che cosa è successo a Litz Bob e Big e le Bob. Le mm. Sia Litz che Big Bob eh, sono stati avvicinati da questa stessa bruciatura che ha prima preso... Uh, Big Bob e apparentemente l'ha trascinato dentro al diner dove però non c'era. Mm. Liz è scappata verso la casa del signor Ferguson e uh, mentre scappava, dopo che questa figura nerastra bruciata è uscita dal diner, è andata nella stessa direzione e poi però non riesce a, a vedere esattamente che cosa sia successo perché era in direzione della casa. Però è evidente che qualsiasi cosa sia questa entità è quella che vi sta dando la caccia. Mm. Sembra come se loro l'abbiano vista o percepita in qualche modo o sono stati proprio presi di no, no, Sono stati presi completamente alla sprovvista. Uh, Big Bob non è nemmeno riuscito a, a fare nulla. È stato proprio preso e trascinato a una velocità disumana, Liz. Semplicemente si è accorta che qualcosa era successo ed è scappata in una direzione random, ma non, non vedeva nulla di quello che stava succedendo realmente. Io guardo il nastro e chiedo al nastro perché ora, capisco perché è qui, ma non capisco perché è ora, però non credo che il nastro mi risponda. A meno che tu non voglia squarciare il velo e prendere il sapere, comprendi una verità sul mondo. Ci sta, secondo me io sto cercando uh, di concentrarmi tantissimo su questo nastro. Io non mi sono reso conto che è cambiato qualcosa nella mia percezione ancora. Cioè è come se vedessi qualcosa perché lo devo vedere, non sento di averlo fatto perché l'ho fatto. È come se ci fosse scivolato dentro questa cosa. Assolutamente. E quindi ora mi sto concentrando ancora di più rimandando indietro il nastro di Big Bob e di Liz su uno schermo e l'altro di Mary sull'altro schermo e guardandoli così. E dunque, io sono tormentato e questo secondo me non mi aiuta. No. E eh, sono anche uno di una divisione speciale che indaga su queste cose, che è una catena in questo caso, mm -hmm. perché io penso di sapere davvero di queste cose, e questa cosa non mi aiuta neanche, quindi sono un bello in svantaggio, no? Sì, infatti adesso tu farai una prova di spada di, per squarciare il velo, quindi con il dado da 12, mm -hmm. e tieni il peggiore. Quanti devo, devo tirare? Due. Ok, vado. Beh, avevo fatto un 1. È un 9. Eh, purtroppo ti tocca il 9. Um, riesci a capire il perché? Adesso ci arriviamo. Ma intanto segnati tre sciagure. Che poi vediamo se spendo appena ho finito di raccontarti okay. quello che sto per raccontarti. Ti rendi conto che um, la figura. Che, che vedete nei, in questi nastri ha una volontà molto specifica e vi sta prendendo in un ordine ben preciso, mm -hmm. come se stesse cercando di ricreare un evento particolare. Mm -hmm. Quello che ti sembra strano a un primo momento. È che nella stanza dove avete trovato i segni dell'omicidio di cadaveri dovevano essercene due, però sono sparite tre persone. Sì, esatto. Mm -hmm. Cerchi di arrovellarti un pochino, e per puro caso noti un dettaglio in una delle inquadrature uh, sul diner, perché c'è un vecchio. Uh, Calendario che probabilmente è rimasto lì perché nessuno okay. si è mai preso la briga di toglierlo, che è ancora precedente al 1980. Mm -hmm. È un calendario che risale agli anni 50, per la precisione del 57, e c'è una data segnata. Eh, in particolare che è il 12 aprile 1957. Ok, è eh... Però questo diner non esisteva. Il diner non esisteva e neanche il motel esisteva perché è stato costruito negli a fine anni 60. Però ci doveva essere qualcosa previolente. Qualche cosa prima è successo. Tu, armato di computer... Uh, Me lo metto sulle ginocchia, vado in camera e cerco, va. Armato di computer satellitare, vai a cercare esattamente quella data, che è una essendo una data specifica è più facile fare una ricerca. Sì. Dimmi Anthony. Possiamo raggiungerlo in questo momento? Sì, più o meno sì. Così. Non vedo perché no. Vi sto momentaneamente ignorando, cioè anche se entrate in camera, eh, che la vedete perché ho la porta aperta ed è prima del gabbiotto, vi sto ignorando e sto tappettando sul PC come fanno gli hacker dei film. Eh, io entro e dico, dai, dobbiamo parlare. Un attimo. Sembro sconvolta e ho una bottiglia di whisky in mano. Dal mio, un attimo, supponi che anche io non sto tanto bene. Ti guardo, capisco dallo sguardo che c'è qualcosa di peso e dico a Lena, aspettiamo. Tu stai aprendo il tuo uh, motore di ricerca dell'FBI trovi la data e vai a vedere che cosa è successo in zona in quella specifica data. Uh -huh. In quella specifica data um, è segnalata un'attività di una specie di setta locale che ha uh, ucciso tre persone che, secondo i resoconti del uh, capo di questa setta, dovevano essere offerti all'arconte. In modo che gli rivelasse la verità, mm. nel momento in cui eh, leggi queste cose, le luci sfarfallano nella stanza. Gli schermi, quello, lo schermo del computer si riempie di glitch, e quando le luci si riaccendono, tu cancellati quei tre punti sciagura perché non sei più lì con Lena e Anthony. Bene. Segnati, sembra... segnati una afflizione mondo reale. Bello, bello. Allora, mi cancello le mie sciagure e mi scrivo mondo reale. Devo segnare anche il pallino, no? Sì, sì, sì. Ok, fatto. Quindi mi vedono sparire Ma di fronte a noi loro. Ma poi cosa vediamo? Mm. Voi vedete le luci che sbarbellano, Dale che era lì davanti e con cui stavate cercando di parlare anche se vi stava ignorando, e poi quando le luci si riaccendono da uno di questi sorfellamenti, lui non c'è. Mamma mia, il computer c'è? Il computer c'è, è aperto ancora sulla pagina di prima, che però vedete si sta deteriorando, come se le lettere cadessero dalla pagina. Provo a guardare, capire che cosa... Anzi no. Beh, devo guardare quel, cosa c'è scritto, cosa stava guardando. Eh, fai una prova di calice. Ok, allora calice 4. Ti ah, aiuto. Che c è. C è. Eh, magari se riesco a, vedere, a capire tipo se c'è qualche parola importante nel testo prima mm. che si deteriori. Mhm. Mm quindi tiri due dadi da 8, eh, tieni il più basso. Da 8 giusto, scusami. Da 12 solo per le cose brutte. 5 e 7. Dadi virtuali portano sempre male sottoscritto. O 4 in calice, quindi. Eh, purtroppo eh, non fate in tempo a leggere praticamente nulla perché. Le lettere iniziano a cadere a una velocità sempre più rapida, la pagina poi si riempie di glitch, anche le immagini sono completamente illeggibili e il computer poi ha una di quelle belle schermate, errore critico, schermata blu della morte di Windows. Mi giro di le lena e dico: nella schermata, scusa, eh, nella schermata blu. Per Lena è una schermata normale, per te Anthony c'è scritto non ancora. L'ha preso. Ma, ma com'è com possibile? Era davanti a noi, l'abbiamo visto davanti a noi un secondo fa. Potremmo, potrebbe essere, non lo so, possiamo chiamarlo l'uomo nero, il Man, non lo so, qualcosa, ma l'ha preso. Nel momento in cui la luce è andata via, l'ha preso. Eh, il mio personaggio, quando Anthony dice questa cosa, eh, fa un passo avanti, tende tipo la mano come se volesse dimostrare che tutto questo è falso e eh, che in realtà boh, c'è qualche trucco di prestigio per cui Dale è sempre stato lì, eh, si sta semplicemente nascondendo e eh, voglio percepire il velo. Perfetto. Uh, anche tu dovrai tirare con uh, lo svantaggio. Perché cinica. sei cinica, e questo va ovviamente in contrasto con uh, il percepire il velo da parte tua. Eh, è ovvio. Che tiro è? È uh, un tiro di calice. Calice, Che c'hai 5. 5, 7, hai Cinque. Cinque, Cinque, sette, fallito di poco, eh? ma io posso. Potrei spendermi dei punti fortuna per avere successo? Puoi spendere dei punti fortuna per abbassare di uno il grado del, del fallimento. Quindi... quindi diventa un successo, ma praticamente da... diventa, eh, sarebbe comunque un successo: nel senso che quando squarciate il velo, la risposta ce l'avete lo stesso. Okay. Cambia quante sciagure vi prendete. Io spendo un punto fortuna. E allora di sciagure ne prendi due invece che tre e non, ti dico di non segnarle nemmeno mm. perché le spenderò le spenderò subito dopo uh, tu sei sicura che Dale era qui e senti che la sua presenza è ancora legata a questo posto è una sensazione molto strana perché la tua mente razionale non riesce a comprendere bene quello che sta succedendo. È proprio l'opposto di come tu hai vissuto nel mondo fino ad oggi, però è quello che tanti medium che hai intervistato che hai visto su YouTube ti hanno raccontato. È la sensazione che qualcosa sia ancora legato a un posto che riesci Quasi a percepire fisicamente, ma che non puoi toccare. Non ti faccio segnare quei due punti sciagura perché, mentre ti rendi conto che Dale sicuramente non è qui, ma non è nemmeno non qui del tutto, mm -hmm. volendo forse potreste aggrapparvi a questa sensazione e trascinarlo da voi o arrivare voi da lui. Il problema però è che si apre una porta che prima non ti sembrava di aver visto dal gabbiotto, da, dalla camera di Dale. È una porta in fondo, di fianco a quella del bagno, quindi sei sicuro al 99% che lì non ci fosse una porta. Anthony? La vedo anch'io. La vedi anche tu? Quella non c'era prima. No. Io ti assicuro che Dale è ancora qui da qualche parte. È, è, è la sensazione più strana che abbia mai provato, ma è come se non, ce ne, come se, non se ne fosse davvero andato, come, come se fosse qui. Io sto impazzendo. Sento anch'io questa cosa. Concentrandoti un pochino, adesso che lei te lo dice, devi passare un po' sopra i fumi dell'alcol che iniziano a inebriarti, però sì, è quella... È, è, è come se qualcuno ti stesse passando qualcosa sul braccio di freddo e appuntito, senza farti male, che riesci a capire che è legato a Dale, ma eh, non è una sensazione fisica che tu sia in grado di descrivere a parole. Ok. Allora, spingiamo un pochino sull'acceleratore. Se qualcuno sta cercando qualcosa in questo modo, posso squarciare ulteriormente il vero per la saggezza? e comprendere posso... la verità. Sì, sì, oh, comprendi roffa. una verità su una persona. In questo caso, potrebbe essere una prova di anello perché stai cercando di capire le motivazioni di chi sta facendo questa cosa. No, Pensiamo stiamo cercando di ricomprendere il dovero, <ride> ok. Io mh, non lo so se la mia catena di fascino. No, è più che ad essere empatia, non fascino, quindi no, oh. perché è più verso l'altro. Non lo so, sospendere della fortuna? No, la puoi spendere dopo, se caso, per ah. mitigare. Solo un di 12, nel tuo caso, sì, solo un di 12. Ed è 5. Non oh, mm. ce l'hai fatta. Sono Comunque, sempre due sciagure perché squarciare il velo ha sempre delle ripercussioni. Ora, e... con più sciagure, gratis. <ride> solo fortuna. Eh? Puoi spendere dare... una fortuna, sì. E così sia. E ridurle a una sciagura. Okay. Che non ti faccio nemmeno segnare perché ti segno un'afflizione a breve termine, però è proprio che l'alcol ti sta inebriando. Quindi poi bronzo sbronza è bronzo o bello brillo uh, per il momento è più brillo che sbronza sbronza sarebbe a lungo termine <ride> brillo è un po più contenuto ok e, um, la, su, la verità che volevi comprendere è dove stava Dale o perché sta succedendo questo no tu mi hai detto ho la sensazione di qualcosa eh. che qualcuno che mi facesse okay. ecco io volevo capire questa sensazione che cos'è e qual è cosa sta cercando su di me perfetto allora ehm, la sensazione è la sensazione di qualcosa che non fa parte al 100% di questo mondo e non l'ha nemmeno però eh... Lasciato del tutto. E concentrandoti su questa sensazione ti rendi conto che per un attimo senti la voce di Dale, è che tu ti stai sovrapponendo a Dale. Siete entrambi nello stesso posto, ma o in due fasi diverse, come se fosse una frequenza radio che si sovrappone all'altra. O ehm, come se foste in due tempi diversi che però si stanno sovrapponendo. Non sei sicuro quale delle due, però sei sicuro che lì c'è Dale, solo che non è il lì dove sei anche tu. Mi giro verso Lena e dico, eh, hai ragione, Dale è qui. E guardo la porta che mi indicava Lena. Entriamo? Prima che voi entriate sì. andiamo da Dale. Dove sono? Tu sei nel Ferguson Motel in costruzione. Mm. Ehm, è notte, quindi non ci sono operai in giro per, per la struttura. Sei al secondo piano, è una serie di prefabbricati che per ora hanno più o meno montato, ma manca praticamente tutto. Ci sono alcuni dei muri, ma mancano ancora le tubature, i cavi, mm -hmm. tutto guardando fuori verso dove ci dovrebbe essere il diner, lì non c'è proprio neanche il diner, la casa del signor Ferguson che in questo momento non sarà del signor Ferguson perché non era neanche praticamente nato è già lì questa è la manda Holiday Inn questa è la manda Holiday Inn ok e le luci della casa sono accese mi guardo intorno e dico a voce media, eh, quindi senza urlare però a voce media, Lena, Anthony, che probabilmente è la voce che hanno sentito loro. Lena, Anthony, merda. Noi non sentiamo nulla di tutto ciò però. È quella sensazione che voi avete percepito che era questo. Ok. Mi alzo perché immagino che ero tipo accucciato come se fosse seduto. Mm, le uniche cose che ti vengono in mente da dove sei adesso è o cercare di capire uh, che cosa sta succedendo nella casa o cercare di capire se questo è il giorno in cui hai intravisto quello che stavi leggendo sul computer e quindi c'è stato quell'omicidio di tre persone. Non può essere perché il motel è stato costruito dopo. E il motel stato... è stato costruito nel 1960. Se quello era nel 1957 è possibile che fosse già in costruzione. Mm, che pena hanno ritardato per l'omicidio. Mm -mm. eh, sono vestito? Sì, sì, sei vestito. Cerco il distintivo. Ce l'hai. Perfetto, non mi serve altro. Esco. Ho <ride> perso la casa. E eh, lo faccio. Proprio. Andiamo. Mi dico andiamo e vado. È arrivata alla casa. Come ti dicevo, le luci dentro sono accese. Senti della musica di qualcuno che sta ascoltando la radio. E stanno apparecchiando o sparecchiando. Comunque si sente il rumore di piatti, posate e così via. Busso Bussi. Dopo qualche istante arriva, verso, arriva ad aprire la porta eh, una signora che avrà 45-50 anni e che ti guarda e dice buonasera, eh, si è perso, ha bisogno di fare una telefonata. Guardi, ehm, avrei proprio bisogno di aiuto. Sono l'agente dei Laltus, dell'FBI, tiro fuori il distintivo. Ehm, purtroppo la mia macchina è rimasta in panne a qualche chilometro di distanza, e eh, quindi ho dovuto fare una lunga camminata. Volevo sapere se potevo prendere un po' d'acqua e poi sì, magari fare una telefonata. Ah, oh, certo, certamente. Entri, prego. Quando entro. Do un'occhiata, siamo negli anni 50. probabilmente cerco un calendario. Sì, che il calendario. della cucina, qualcosa del genere. Il calendario lo vedi, è uno di quelli con uh, i giorni da strappare uno per uno. Bello. E... è il 12 aprile 1957. Mm, io non ho fatto in tempo a leggere chi è morto, vero? No. Avevi fatto in tempo a leggere la data sul calendario, a vedere che erano morte eh, diverse persone e che l'omicida non era una donna, ma era un uomo che era il capo di sì, questo... maestro, tipo. ok. Eh, la signora si è presentata? Eh, no, la signora non si è presentata, perché hai no. chiesto no. di entrare, ti ho fatto entrare per ora. Allora, mi accomodo lì, aspetto l'acqua, mi guardo intorno, stavo apparecchiando, è sola? Sì, è sola. Okay. Stava sparecchiando la sua tavola. Ok. Ti porta il bicchiere d'acqua e ti dice il telefono è nell'altra stanza. La ringrazio. Eh, mi bevo l'acqua come se fosse uno che si è fatto una camminata, no? Eh, avessi proprio bisogno di quest'acqua. E poi la guardo e le dico oh, state costruendo un motel? Ah, sì, ehm... Ho avuto la fortuna di avere un po' di soldi da parte e sa, mio marito è morto in guerra recentemente. E ho deciso di aprire questo hotel perché mi piace avere ospiti, ma sa, eh, diventa sempre più, più difficile vivere da sola. Le porgo le mie sentite condoglianze. Sono sicuro che il suo marito ha servito benissimo la patria. Eh, penso che sia una bella idea è giusto costruire un bel motel su questa strada eh, vado verso il telefono prova a fare una cosa un po' strana ok provo a chiamare il mio numero di telefono che dovrebbe essere in camera mia eh, non, non suona e senti che, che... Suona a vuoto praticamente. Non so nel 57 se suonava a vuoto o non suonava, ma non risponde nessuno dall'altra parte. Ah, oh, dannazione, non risponde nessuno. Beh, la ringrazio signora. Oh, mi dispiace, posso fare qualcos'altro, eh, chiamarle un taxi magari o se aspetta domani mattina la posso riportare io in città. Sarebbe bellissimo, così posso andare dal meccanico. E ovviamente magari posso pagarla per il disturbo. Se è cioè una stanza degli ospiti, anche se il motel mi sembra indivenire. Eh, sì, sarebbe stato molto più comodo se avessi già finito di costruirlo. Ma non si preoccupi. Eh, se non le scoccia, può dormire sul divano. Non mi scoccia assolutamente. Anzi, sono io che sto scocciando lei. Quindi, no, oh, ma si figuri. E intanto mi siedo tranquillo sul divano. Immagino che la signora vada a fare le cose che fanno le signore: prendere una coperta, un cuscino, esatto, sistemare la, la cassa, la della luce, anche se è già sistemata. E, e penso merda merda, 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 merda. Mentre sono seduto lì, mm. c'è un giornale, qualcosa lì? Sì, alcuni, sì, qualche numero. Non è uno order come il signor Ferguson. È molto ordinata la casa in questo momento. C'è cioè, il giornale di oggi e qualcuno dei giornali dei giorni scorsi, sbircio sul giornale. Giusto per vedere se c'è qualche notizia che riguarda una setta, però non mi metto proprio a no. Le notizie che riguardavano le sette in quegli anni uscivano quando i misfatti erano già stati compiuti, lo temevo, e allora aspetto la signora, mentre aspetti la signora. Torniamo da Anthony e Elena, allora. Che stavano attraversando la porta. Che stavano attraversando la porta. Allora, quando arrivate davanti alla porta, dall'altra parte vedete una stanza speculare, quella dove siete, le luci sono spente. Si vede da fuori, eh, dall'altra parte, la finestra con i lampi che cadono e che illuminano molto flebilmente quello che c'è nella stanza e al secondo fulmine che cade mentre state andando in quella direzione vedete una sagoma sbruciacchiata all'interno della stanza io mi frizzo appena vedo questa cosa io il punto lascia contro e dico chi sei? il problema tuo Anthony è che la risposta ti arriva o oh no? Eh, prima o poi dovrà succedere e um... Senti questa voce che ti sta cercando di penetrare nel cranio, non passa nemmeno dalle orecchie, è più una vibrazione che ti fa vibrare l'interno delle ossa e che tu percepisci in qualche modo come voce, molto bassa, molto fastidiosa proprio. Lo stesso fastidio che senti quando qualcuno passa con le unghie su una lavagna, però dritto nella tua testa, che ti dice il mio nome. E gli oh, voi non siete ancora pronti, ma potete offrirvi il sacrificio se volete. Vaffanì, oh. amato raffangolo, gli Aldabaoth. Ha fatto veramente. Fatto veramente e salto contro non so cosa sia quindi eh, ah, ma... l'ha sentita pure Elena questa voce oppure è solo per Anthony? No, no, l'ha sentita anche Elena. Ok, ma Anthony non sa cosa sia assolutamente, ignora totalmente, quindi conosce solamente la via del successo e se sa che qualcosa lo ostacola, deve asfaltarlo, hai anche un'ascia. Eh. Benissimo. Forza. Fammi una bella prova di spada. A meno che tu non voglia squarciare il velo cercando di cambiare un aspetto del mondo, che è l'unica cosa che ti potrebbe aiutare in questo momento. Eh sì, caspita. Assolutamente. Squarcio il velo con l'ascia proprio. Letteralmente lo squarci. Assolutamente. Non so come, ma Lascia ha una scia e io vado addosso. Lascia è un artefatto, eh? È Borpal. Mm. Lascia è un artefatto, quindi ti migliora di uno il valore di spada mentre fai questa prova di squarciare il velo. Mm. Il fitness mi può aiutare per... Il fitness non ti può aiutare, niente ti può aiutare e meglio però che niente ti possa aiutare perché vuol dire che in questo caso le catene ti darebbero uno svantaggio e niente ti mette i bastoni tra le ruote. Oh, che peccato, uno! E ora, senza sapere risposta, hai tagliate in due. Bravo! Allora, 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 allora. tu eh, intanto prendi un punto fortuna. Che fortuna! Il bucio! Perché squarci in due questa cosa. Ti dico quali sono i tre aspetti che ha questa minaccia che avete davanti. E mi dici quale di questi tre vuoi cambiare e come. Mm. Non si possono cancellare, però puoi cambiare ovviamente la natura. Per cancellarli devi arrivare al passo successivo che è distruggi un aspetto. Ok. I tre aspetti sono glitch in the matrix uh -huh. no memory of this place e lurker in the dark quindi chi spia dalle ombre nessuna memoria di questo posto e il glitch nella matrice verrà da uh -huh. cambiare il um, lurker in the dark uh -huh. con Io sono qui. Hmm. Ok, ok. Quindi vedi te poi cosa... Molto bene: quello che succede meccanicamente adesso è che questo tratto cambia nome. Quindi, lui non può più essere quello che lurca dalle tenebre. Ma è sempre qui. È sempre qui. Adesso si manifesterà davanti a voi. Gli hai anche fatto una ferita perché quando cambi o distruggi, fai una o due ferite ai tratti che poi possono essere o meno usati. La buona notizia per Dale è che avendo cambiato il tratto che l'aveva mandato nel mondo reale, torna nel mondo dove vi trovate anche voi. In casa del signor Ferguson. Immagino. In casa del signor Ferguson. Quindi mi tolgo l'affezione. Togliti la frizione, sei ovviamente da solo e non capisci cosa diavolo stia succedendo, però sei di nuovo da questa parte del velo e non dall'altra. Merda. Mi dico. Mm. E quello che succede è che tu ferisci uh, questa creatura che si è fatta chiamare Yaldabaoth letteralmente squarci in due quella bruciatura che avevi visto nell'ombra senti un odore di zolfo e di carta bruciacchiata e la luce nella stanza si accende fai solo in tempo a vedere le ultime braci di questa figura nerastra che si sta sciogliendo, sbruciacchiando davanti a te e senti la sua voce che ti dice se è così che vuoi giocare, allora che sia. Io non ho paura di te, capito? Non ho paura. Paura, bestia. Tu, Dale, senti, senti urlare da, dal motel comunque perché Anthony sta urlando a voce a voce squarciante e eh, non senti, a questo si ferma anche il canto di Jessica che sente l'urlo e non capisce cosa sta succedendo e quindi si ferma anche lei. La realtà alle mie spalle continua a non esserci? Quella continua a non esserci. Mm. Non voglio squarciare il parollo qua. E... Mi alzo, prendo l'ombrello che il signor Ferguson non ci ha portato. <ride> Apro l'ombrello. <ride> Vado al modello. Lena? Eh, mi avvicino ad Anthony e lo faccio uscire dalla stanza. Lo aiuto a uscire dalla stanza. Usciti dalla stanza, intanto adesso vedete anche che sulla porta c'era un numero e il numero è 106. Quindi completamente fuori dalla numerazione che avete voi delle camere. Ci sono tante stanze in questo modello. Troppe. Più di quelle che pensiamo. Sei stato veramente bravo Anthony, ci hai salvato la vita. Però ora ho bisogno di te, dobbiamo ritrovare Dale. Sei brava di Dale. Allora, la gente. Ti prego, non sì. mi lasciare sola. Tranquilla. Tranquilla Lena, sono qui con te. Ti metto una mano, abbracciale, un la mano attorno alla spalla e ti chiedo, posso ancora un goccino, per favore? Certo, tieni. È proprio un robaccio. Sì. Lo provo pure io. è proprio un robaccio. Sull'uscio della porta arriva anche Jessica a vedere cosa diavolo sta succedendo. Perché prima eravate in giro, parlavate e non era preoccupata troppo. Adesso che Anthony stava urlando arriva a vedere cosa diavolo sta succedendo. E in quel momento incontra anche Dale che stava venendo nella stessa direzione. A Agente Altus, cosa sta succedendo? Ho preso l'ombrello, Jessica. Tieni lo chiudo o glielo passo? Lei lo guarda. E tra sé e sé pensa, ecco, anche questo è andato. <ride> Ma proprio, tranquillissimo, eh, devi restare con Ferguson. Perché mh, qui sta succedendo qualcosa di brutto, non voglio che tu scompaia, voglio riportarti dalle tue amiche, non voglio che tu vada da loro. È molto seria, molto seria. Volevo guardare e dico, vai. E si allontana e... E va. Faccio, così, faccio così con la testa Jessica se guarda a me. lei Andro. Bene. Andiamo nell'atrio? Sì. Io ti guardo con gli occhi sgranati. Sono stato nel 1957. C'era il sole? No, era notte. Oh, peccato. Però non più bello. Mm, quello che ti stai chiedendo. Com'è possibile? Il 12 aprile del 57 non più bello. Sì. Non intendevo quello. Che tu sia stato nel 57, quello. È un problema. Sì, è proprio un problema, perché qualcosa che non avevo cercato prima col mio computer. Io ho cercato soltanto le cose brutte che sono successe in questo motel, c'è cioè un omicidio nel 1980. Però qui lì, e indico la casa per la precisione, perché qui non c'era ancora il motel, c'era soltanto una struttura in costruzione. Il 12 aprile del 57 50 euro, 60 è anni fa. Eh, sono state uccise tre persone da un gruppo di cultisti che volevano parlare con un'entità soprannaturale chiamata l'arconte aveva un nome Aveva sì. un nome eh, non hai fatto in tempo a leggere tutto tutto mm. quindi meglio dico gli al-badaot al about, può essere, non ho fatto in tempo a leggere tutto quanto il file. Ma tu ne sai qualcosa di, di questa robaccia di questa robaccia nello specifico? No, però suppongo che sia questa la robaccia che ci stanno intrappolati qua. La domanda che mi sono posto è perché ora? Anthony l'ha affettato. Bene, bravo Anthony. Sì, ma è ancora in circolazione. Bastardo. Mm. Sta giocando con noi, devo sapere. Dobbiamo sapere in che modo è terminato quel rituale. Eh. In questo modo potremmo capire perché Yaldabaoth è qui, cosa vuole da noi e in che modo possiamo fermarlo. Magari a casa del signor Ferguson, visto che c'è tutta quella robaccia potrebbe avere qualcosa allora quando può essere può essere può essere può essere bravo bravo Anthony bravo Anthony bravo Anthony potrebbe esserci qualcosa il mio computer è andato vero il tuo computer era impallato però forse si riesce a, a riavviare mm. spegni riaccendi mm. Però secondo me è più interessante fare quello che ha detto Anthony. Possiamo fare entrambe le cose. Prendo il computer, che è un portatile, lo chiudo. Allora, io non so se sto dicendo una stupidaggine, ma se l'arconte voleva tre persone, ha già avuto tre persone. Il che mi fa pensare... Che Jessica e Ferguson non siano in diretto pericolo. Hai pensato che magari nel 1980 qualcuno stava cercando di rifare la stessa cosa? Infatti ci sono stati due morti e non sappiamo se ce n'è stato un terzo che non hanno mai trovato. Ora, qui la cosa è molto, molto inquietante perché io ho visto Mary nelle registrazioni mentre Anthony mi ha detto che non era lei e mm. ho visto qualcosa. Mm. Forse quindi è assolutamente quello che dici tu. Che giorno è avvenuto l'omicidio del Ferguson Motel? cioè alla Mandalay The Inn. Uh, allora, quello originale del, del 1980 era sempre il 12 ma di settembre. Ok, sembra avvenuto il giorno 12, lo dico. Oggi, che giorno settembre. è? Eh, oggi è il 12 maggio. <ride> Il di maggio, Qui, okay. Quindi è legato al numero 12? Al numero 12 non è legato al mese, sì, suppongo proprio di sì. Ed è successo nel 57, nell'80 e oggi, da quello che ne sappiamo noi? Perché nel mio database non c'erano altri eventi dal 1980 fino ad oggi. No qui. Quindi, o sono cose che noi non sappiamo perché non ho mai trovati, o questa è la terza volta che accade. A questo punto, potrebbe essere non lo so, qualche congiuntura strana. Della... Può essere, non lo so. In tutte queste baggionate, io non ci ho mai creduto. Magari sbagliavo, però. Figurati, io ho un canale YouTube in cui mi occupo di smontarle queste cose. Mi piacerebbe che smontassi anche questo. Interessante. Non penso sia possibile, l'ho vista anch'io quella cosa bruciata. Mi dispiace. Andiamo a vedere in casa di Ferguson. Mi prendo il pc sotto braccio e vado con loro verso casa di Ferguson. Ripassate davanti alla stanza dove Ferguson e Jessica... Adesso Jessica non sta più parlando, vedi che si sono seduti uno di fianco all'altro, lei sta tenendo la mano di lui. E sono entrambi abbastanza catatonici a guardare verso il muro. Lei vi guarda giusto passare. Eh, perché, per quanto tu le possa dire tranquilla, va tutto bene. Non va tutto bene. Quindi... A te non glielo dico. Barra Jessica. Forse la più fortunata delle tre. Eh, avverto, Anthony, ti devo dire una cosa, Anthony. Anthony. Eh, in quella casa, quando entri, tu non guarderai la parete a destra? Lo sai che lo guarderò. Ti non sto preparando normalmente ti sto consigliando di non farlo, ma non sono nessuno per ordinarti di non farlo. Va bene, andiamo. Lena l'ha già vista ed è ancora qui. È anche piuttosto difficile da non guardare. È una parete. In realtà è difficile guardarla, se ci pensi. <ride> Rido. Ridi da solo. Sì. <ride> arrivate, ah, arrivate alla casa di Ferguson, aprite la porta e una volta dentro, Anthony, tu guardi o non guardi? Ovviamente è impossibile non guardare una parete all'interno di una casa. Non c'è la parete, c'è del nulla cosmico, non c'è neanche <ride> la pioggia dall'altra parte, semplicemente non c'è. Io prendo una rivista abbastanza nuova, eccetera, la rotolo e la butto nel nulla. Stavo eh, per vedi... dirgli di non cazzeggiare con l'uscita d'emergenza. Anthony. Vedi che la rivista dovrebbe colpire la parete che non c'è, passa oltre e cade, ma non la senti mai arrivare da nessuna parte. Claudio io voglio comprendere una verità su questa parete era quello che avevo paura di fare Mi sembra... nel momento in cui Anthony fa questa cosa col giornale ti direi che è una prova di calice è Cinica immagino che intervenga per rompere le scatole Cinica purtroppo interviene per rompere le scatole Ah, Però hai fatto successo 2 e 3 con entrambi i dati, i dati: hai fatto successo molto bene. È una sola sciagura, hai visto? Mm -hmm. che Uso per darti un'afflizione scossa, ok. Senza pallino, perché è a breve termine quelle col pallino sono quelle a lungo termine, e uh, la parete. Non esiste più perché di fatto quella in cui vi trovate è una non realtà. Voi non siete nel mondo reale. È una specie di diorama che è stato ricostruito del Ferguson Motel. Ma una volta che andate oltre non c'è nulla. Voi non siete realmente qui. qui. Io, io mi rendo conto di questa cosa e crollo in ginocchio con gli occhi sgranati di fronte al muro, al, al nulla. Lena, ti soffio con un giornale. Io afferro il giornale e lo strizzo tipo con le mani. Cosa hai compreso? Noi non siamo... Non siamo nel mondo reale. Questo non è il mondo reale, Dale. Il mondo reale è da qualche parte là fuori. Ti la trovato sulla spalla. Terribile, ma molto buono. Siamo scivolati via. È meglio così. Se siamo caduti qua dentro, vuol dire che possiamo uscire. Se eh, questo sì. fosse il mondo reale, vuol dire che non ci sarebbe stato modo di uscirne. Allora, forse Mary, Liz. Forse, forse loro sono nel mondo reale, forse non sono andati da nessuna parte, ci siamo mossi noi. Oppure sono scese più in fondo? Magari quella porta, quella del bagno dove abbiamo incontrato l'Arconte, Yabba de Hot, uh, Jabba Giaba Dehot, come cavolo si chiama, insomma. Magari lì è il mondo reale. Lo incontriamo. Cosa? Ti prego, chiamalo così quando lo incontriamo. Spendo un punto fortuna per cercare tra l'accumulo di cose il giornale che parla della strage. Perché immagino che questo tizio si li accumuli in un determinato ordine. Ok, ok, mi piace questa cosa. Quindi e allora... catalogo il suo folle ordine per capire dov'è che potrebbe stare... Allora, eh, trovi effettivamente il giornale relativo alla strage del 1980 e alla strage del 1957. Ci sono entrambi. Mm. Ti rendi conto che i giornali non sono mai stati aperti e sono qua da prima che il signor Ferguson eh, occupasse la casa, altrimenti non sì, si spiega come... Come potrebbe esserci quello del 1957? È solo ordinati, se è trovati qua. Io passo con il 1980 all'ENA, le eh, dico se vuoi può informarti sull'omicidio della stampa locale e mi apro quello del 1957. Io lo faccio, prendo il giornale meccanicamente, proprio tipo vado al lavoro e mi vado <ride> a sedere da una parte col giornale perché mi hanno detto di fare così. allora. Ehm... Per riassumere, quello che è successo nel 57 è che tre persone, di cui una era la proprietaria dell'Amanda Holiday Inn, che poi sarà passato a qualcun altro, la signora Amanda gosh eh, e altre due persone che non sono mai state identificate, mm -hmm. sono state uccise. Ehm, all'interno del, della struttura in costruzione e il colpevole eh, è stato identificato in un certo eh, Charles Hatcher ma eh, la polizia non è riuscita a trovare prove sufficienti a eh, incastrarlo e i giudici hanno poi Uh, lasciato il caso un po' andare nel 57 non c'era ancora neanche l'analisi del DNA impronte digitali c'erano ma molto embrionali rispetto mm. a come sono oggi quindi era molto difficile effettivamente assicurarsi di chi fosse stato senza delle prove schiaccianti era parte di questa setta era il capo di questa setta setta mm. che uh, veniva Chiamata Figli del Caos, mm. e um, il cui scopo era ottenere l'illuminazione con ogni mezzo necessario. Mm. Sono state poi prese altre persone legate a questa setta, che sono finite in carcere per un po', ma uh, l'omicidio è tecnicamente ancora irrisolto. Bene, vuol dire che lo risolveremo noi. Quando leggo questo giornale, apro il PC e cerco Charles Setzer per vedere se è ancora vivo nel 1980 e se è ancora vivo nel 2024. Ci metti un attimo perché devi anche riavviare il computer che era esatto. in, uh, in schermo blu della morte, ma... Allora, intanto leggo quello degli anni 80 mentre lui riavvia, così farei assunto di quello... Negli anni Ottanta uh, le persone morte appunto erano due e non è mai stato provato nulla, ma uh, qualcuno nella polizia aveva buttato lì l'ipotesi che fosse un'altra sorta di rituale, uh, forse proprio perché erano di quei poliziotti che era giovane quando c'è stato il primo omicidio ormai era un po' anziano quando c'è stato il secondo, si è ricordato di come erano andate le cose e ha tirato due righe insieme, ma anche lì non ci sono mai state prove sufficienti a uh, concludere il caso. Era stato reinterrogato Charles Hatcher anche per questo secondo omicidio, ma anche lì le prove non avevano portato da nessuna parte. E anzi... Uh, Qualcuno aveva fatto notare che se fosse stato lo stesso omicidio rituale, il numero di persone doveva essere lo stesso, bla bla bla, un sacco di cose, che mm. ehm, avevano convinto giudice e polizia che i due omicidi non fossero collegati. Io me lo dici? Uh, sì. Avevi ragione tu? Probabilmente erano collegati. Bene. Nel frattempo che si è riavviato il computer, vai a cercare Charles Satcher. Mm -hmm. Charles Satcher è stato implicato in un sacco di omicidi o comunque di situazioni al limite dell'omicidio senza mai essere incriminato per niente. Mm. È ancora vivo e è ancora a capo. Di una setta che si chiama Figli del Caos, che adesso è molto, molto ridotta come numeri rispetto a come era una volta, ma eh, sì, è ancora vivo, è ancora nello Iowa. Quanti anni ha? Parecchi, ormai è sul la... quasi 90 anni. È ancora vivo e vi mostro la sua ultima foto. È un vecchio decrepito. Non, non mi sembra la persona più adatta per irrompere in una struttura e fare delle cose. No, però la sua sette esiste ancora. Lui no, infatti, magari sui uomini, interessante. Io per un attimo ho pensato che la figura bruciata che avete visto fosse lui. Invece, mi sa che è la persona con cui voleva parlare presentato come Yaldabout hai provato a cercare questo sul tuo computer? Bing per Yaldabout trovi un sacco di informazioni eh, è quello che viene chiamato Grande Arconte o Demiurgo ha il corpo da oh. serpente e la testa da leone e l'origine del suo nome potrebbe significare secondo alcuni figlio del caos mm. Mm. Vuol dire Figlio del Caos. Il suo titolo è Grande Arconte. Quindi lui è l'Arconte che volevano evocare prima? Immagina essere stato evocato ed essere rimasto bloccato a fare questo motel. Forse appunto, è rimasto bloccato perché non hanno finito il rituale nel, negli anni Ottanta. E neanche negli anni E quindi magari in una specie di limbo. Cosa. Mi piace. Mi piace. Immagino che non ci sia scritto in che modo mandare a casa non è, Però non è il libro delle ombre esatto. di streghe. No, non c'è scritto. Eh, purtroppo non c'è scritto come mandarlo a casa. Sarebbe stato molto utile. Chiediamoglielo. Sì. Dobbiamo andare lì? Ma lì dove? Dove l'avete visto? Nella stanza 106. C'è la stanza 106 in questo posto? Sì, a quanto pare. Hmm. Ok. È collegata alla tua stanza. Bene. Eh, io direi di andare lì. E eh, interrogarlo. Andiamo. Torto di lascia. Andiamo. Andate alla stanza 106. Sì, mi faccio guidare da lei. Non c'è l'uomo con l'ascia. Sì, ma io, io seguo. seguo. Io seguo. <ride> ok. Ti <ride> faccio Duomo. specificamente qui da D'Arena. Domanda, sono ancora bello brillo? Solo... Uh, non hai bevuto in questa scena. Mm. Quindi no. Se tu avessi continuato a bere... Vuoi un po' di whisky? No, magari dopo. Prima ci parliamo, poi... Magari ci sarà tempo per bere. Magari questa volta non mandarlo a fanculo. Scusate. Figurati. So, peggio, di, peggio di quello che ho fatto, la trovo dura. Sono sicuro che riusciremo a rimediare. Ora dobbiamo capire per prima cosa che fine hanno fatto Bob, Mary e Liz. Magari possiamo contrattare per loro. Esatto seconda cosa che cosa vuole ehm, tu fai poliziotto buono io faccio poliziotto cattivo lui fa quello con l'ascia quello con l'ascia è buono o cattivo? è neutrale Lascia il... di... busso alla porta della 106 nel momento in cui fai il primo toc la porta inizia ad aprirsi e dentro la stanza è di nuovo al buio, come era prima, ma e lo notate solo adesso, fuori non sta più piovendo. Mm. Cioè noi siamo passati da casa del, del coso fino al motel di nuovo e, e li pioveva, pioveva. lì pioveva, adesso ha smesso di piovere. Yeah. Buonasera, Yandabout. Non arriva nessuna risposta. Entro. Nella stanza c'è quell'odore di bruciato. Ehm, non come se l'intera stanza fosse andata a fuoco, ma come se qualcuno avesse messo della carta nel, nel posacenere a bruciare. Mm -hmm. È completamente buia, quindi cerco l'interruttore. fai andare l'interruttore, ma non funziona. Accendo la, la torcia dell'iPhone. Grazie. E mh, ovviamente non si vede benissimo, ma vedete qualcosa strisciare per terra sotto al letto. Mm. Vieni fuori, Yaldapaut. Continua a non arrivare nessuna risposta. Perché dovrebbe darvi ascolto? Sappiamo che sei bloccato qui, in questo limbo. Pensiamo che magari possiamo... Farti uscire in qualche modo, ma devi dirci cosa sta succedendo per aiutarti. Fai una prova di anello, ok? 4 di anello per entrare in contatto con lui. Ci possiamo sommare qualcosa? Mm. No, non, non credo. credo. Non credo neanche che ti possa aiutare. 4 successo ma 4? Sentite di nuovo quella voce che è come un grattare sulla lavagna, e Dave, tu è la prima volta che la senti questa cosa. Um, la sua voce dice, io non sono bloccato qui, siete voi che siete bloccati qui con me. Sì, Roshrafsky. Rosh, sì. <ride> Perché siamo bloccati? Perché ci, perché ci hai fatto scivolare qui? Cosa, oh, cosa sta succedendo? Io non faccio scivolare nessuno che non sia già lungo la strada dell'illuminazione. Mm. Dovreste chiedervi chi avete contattato prima di arrivare qui? Io guardo Dale, guardo Anthony senza sapere. Cosa dire? Eh, iniziate a rendervi mm. conto di una cosa: i giorni, i momenti prima di arrivare qui sono una nube molto, molto confusa di, di eventi che non riuscite a mettere a fuoco. Come quando siete ubriachi e cercate di ricordare cosa avete fatto la notte prima. Mm. Ogni tanto ci sono degli sprazzi di, di lucidità, e poi per il resto è un. Mm. Capisco. Quindi siamo finiti qui perché la nostra video si era già incasinata, giusto, Yield About Non sono stato io a portarvi qui? Se siete arrivati qui è perché o qualcuno ha richiesto la vostra presenza o voi avete richiesto di essere qui? Che fine hanno fatto le ragazze? E Bob? Ah. Purtroppo per loro non c'è più nulla da fare. Non erano che carne offerta inutilmente in sacrificio. Inutilmente? Offerta da chi? Da chiunque vi abbia portato qui, che ripeto, non sono io, non ho interesse a occuparmi delle faccende di sei poveri mortali. Posso fare qualcosa per ricordare? Perché secondo me io ho avuto a che fare con Edgar e me lo sono dimenticato. Puoi, visto che hai ancora un punto fortuna, comprendere una verità su una persona e spenderlo mm. per usare il potere che hai già. Perfetto, lo faccio. Tu effettivamente hai avuto a che fare con lui. Ci hai parlato. Adesso che Yaldabot ti dice questa cosa, hai qualche sprazzo di memoria. Tu eri già, uh, lo stavi, stavi già indagando su un caso che volevi risolvere? C'entrava con la ragazza morta, secondo me. L'avevo interrogato prima per questo motivo. Esatto. Io ho conosciuto Esther. Poi me lo sono dimenticato. C'entrava con quell'omicidio su cui stavo indagando. La ragazza morta in città? Sì. Mm. Sono qui per colpa sua. Sono sicuro che se scavate nella vostra memoria troverete qualche transazione d'affari. Guardo verso Anthony. E magari stavi pensando a fare un video sulla sette dei figli del caos o qualcosa del genere. Sì. Mi concentro. Cerco di... Io cerco di comprendere una verità su Charles X. Mm. Quindi su una persona. Sì, mm sì, -hmm, mm -hmm. Allora, uh, per te in questo caso è una prova di spada, nel senso che devi fare un po' di analisi del, delle tue memorie e anche di quello che... Mi può aiutare il mio iPhone dove ho tutte le mie informazioni? Sì, questo sì. Con l'aiuto cosa fa? Tira un dado solo? È un dado... Eh, tira come se fosse più alto di uno... Ma tira con il D12 perché sto squarciando il velo o con il D8? Sì, no, Pol col 12, 12 perché sta comprendendo 12, 12. la verità, Eh In più posso aggiungere YouTuber perché probabilmente lo... No, sentito. perché le catene sono guai, ti posso ah, dare. Giusto, allora non aggiungere. <ride> Vado. Hai fatto 5 come metodo più basso. Ce la fai? Allora, allora, farcela ce la fa lo stesso, come sempre. Tre. Prende delle eh, tre sventure. Eh, vabbè. Posso spendere un punto fortuna, però. Così ne prendi due. Così ne prendo due. Sì, assolutamente. Lo farò. E quindi adesso a te racconto come uh, lo conosci e anche Anthony che mi diceva che voleva concentrarsi sì. sui suoi ricordi, anche a te, come per Dale, basta spendere un punto fortuna perché il potere l'hai già. Non è già la prima creato, volta. Mm -hmm. Quindi ti basta spendere un punto fortuna per usarlo di nuovo. Ok, perfetto. Tutti e tre, in effetti, siete entrati in contatto con Charles Hatcher in qualche modo. Mm. Tu, Anthony, um, perché. Um, di cosa ti occupavi effettivamente? Non l'abbiamo mai detto. No, l'avevo detto, mio Paino. Merger and acquisition. È vero, bravo. Fusioni, pezzi, investimenti. Entra in contatto con le persone e non sa neanche perché. No, lo so perché. Non so chi sono, ma so perché. No, no, in questo caso lo sai anche perché in realtà uh, Charles Setcher, um, nonostante tutto quello in cui è stato invischiato e nonostante fosse a capo di una setta molto mal vista, è sempre stato molto accorto nel fare investimenti. Aveva da parte una enorme somma che probabilmente è quella con cui ha pagato Mazzette anche negli anni Ottanta per non essere... Coinvolto troppo nelle indagini, ha pagato gli avvocati giusti, si è sempre tenuto molto fuori dalle cose proprio grazie a questa sua abilità col denaro e eh, aveva mh, bisogno di, sai, spendo in modo da non pagare le tasse, eh, quei ricicli strani di denaro che si fanno in America. E quindi eh, ti ha contattato perché appunto gli serviva un consulente che lo aiutasse a, a, a fondere la sua società con un'altra che stava acquisendo e così via. Mentre Lena, eh, anche tu ci eri entrata in contatto perché stavi indagando sul omicidio del 1980 e avevi richiesto un'intervista un e lui aveva accettato molto, molto felicemente di, di poter parlare di questa cosa in cui era stato coinvolto erroneamente perché lui è un uomo innocente. L'intervista sono arrivata a farla oppure era arrivata per farla ma l'ho sentito tipo solo per telefono? L'intervista adesso che guardi molto bene nella tua galleria del telefono è tutta lì. Vi, 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 vi faccio vedere, vi dico, è lui. Io l'ho incontrato, l'ho intervistato riguardo i fatti del 1980. L'avevo completamente dimenticato. Siamo qui per colpa sua. Quindi i suoi soldi sono sporchi. Un vecchio, un vecchio del genere aveva la faccia troppo malandata per essere un uomo pulito, lo sapevo. Non ci sono ah, uomini puliti, tutte le persone sono sporche ed è per questo che i vostri compagni sono morti inutilmente. L'uomo che vi ha portato qui cerca da anni di convincermi a rivelare quali siano le verità di questo mondo. Beh, l'unica verità è che lui non andrà da nessuna parte e la sua anima sarà mia quando tutto questo sarà finito e tu puoi aspettare immagino io ho tutto il tempo del mondo letteralmente posso utilizzare l'amore per fargli cambiare idea su una cosa assolutamente sì allora eh, vorrei dimmi se lo posso fare e poi se sì me lo ruolo eh, fargli capire che questi sacrifici che gli sta mandando Etzer, eh, che lui accetta anche se sono completamente inutili e così via, eh, non fanno altro che dare potere a Etzer. Lui deve smettere di accettare i sacrifici, dovrebbe lasciare andare quelle tre persone, se possibile tutti noi. Perché se non lo farà, questa agonia per lui si prolungherà. Cioè, se è una cosa che è possibile fare, voglio sapere. Ok, è che lo, lo puoi fare nel senso che meccanicamente lo potresti fare. Mm -hmm. C'è una cosa che però a Dale uh, suona ancora nel retro della testa e che okay. potrebbe, però decidi tu, metterlo sul cammino di fare questa scelta o meno. Quello che vi ha detto lui, innanzitutto i sacrifici non ti pare che li stia accettando perché a lui non interessano. Sono, sono morte. Molto... Queste, persone. queste persone sono morte. E da quello che vi ha detto, a lui, questi sacrifici non interessano, non è che li sta accettando meno. È okay. questa persona umana che è convinta di fare una cosa gradita allo stesso tempo, lui probabilmente veramente non è costretto a rimanere qua, mentre voi sì potresti convincerlo a liberarvi quello sì esatto, allora gli vorrei chiedere lascia andare noi e le altre persone che sono qui e ti giuro che ti porterò Ezra ti porteremo L'amore, adesso. O fai una prova di corona per convincerlo della tua cazzitudine, oppure fai uno squarcio di velo con corona. Secondo me, per convincere il signor Yaldabaoth, devo squarciare il velo, suppongo. Sono d'accordo. Noi ah, lo possiamo aiutare in qualche modo. In questo... No, quando squarciate il velo, siete ognuno per, per voi stessi. E non credo catena... però che le mie catene si mettano di mezzo in questo. Mm. Te, cioè, sono già attormentato. Non sì. so se questa cosa mi. No, uh, no direi di no. E una cosa importante che vi permette di capire mm. se dovete fare una prova o squarciare un velo è quanto a lungo termine volete le conseguenze di quello che fate. E io voglio Quando... che lascia andare anche Jessica e Ferguson. Quindi ecco con una prova, magari convinci l'Arconte a lasciare andare te. Esatto, però un po' magari, ok. Ok, va bene. Lo faccio. E fallisco ho fatto 7, comunque, quindi prendo tre sciagure. Prendi tre sciagure e gli dici quello... quello che hai in testa e la risposta è Sì, non ho nessun problema a portarvi fuori da qui. Anzi potreste anche rendervi utili eliminando Hatcher risolvereste un problema per entrambi io non voglio che gente come lui si avvicini Bene eh. Abbiamo un accordo allora. E sia. Non ho nessuna intenzione di rimanere qui più a lungo del dovuto allora. Non sentite nemmeno schioccare le dita o succedere qualche cosa, non uh, c'è rumore di squame che strisciano. Niente. Semplicemente vi ritrovate davanti. Al, al muro della stanza 106 che non esiste. Siete nella stanza 16 e uh, per il resto sembra tutto normale, tranne il fatto che è giorno, non sta piovendo, non, uh, non sentite Jessica e Ferguson di sotto. Sentite però il rumore delle macchine sulla strada. Guardo Lena e guardo Anthony. Questo è il momento in cui potete tornare alle vostre vite se volete. Cosa scusa, non ho capito? Questo è il momento in cui se volete potete tornare alle vostre vite. Quello un... Scusami, Lena, quello ci ha messo in una situazione spaventosa, al limite del... della follia. Secondo te potrei lasciare andare in questo momento? devo Come minimo, devo capire cosa, cosa ha fatto e perché lo sta facendo è giusto, e poi devo, o dobbiamo fermarlo, perché, se no, manderà altre persone a morire. Tu ho preso un accordo, per, hai preso un accordo. Hai detto che gli avremmo portato, una Cosa? Dobbiamo andare a prenderlo, c'è niente da fare, dobbiamo eliminarlo. Però ricordati, se ci vai tu, mangia la foglia. Se ci va Lena che sta indagando, problema. Se ci arrivo io con una proposta da fare, con un contratto di quello, quello che si aspetta, possiamo avvicinarlo senza problemi. Non so se lo prenderei di sorpresa perché forse lui si aspetta che tu sia già morto. Però è giusto che gli fai una telefonata a tu quando saremo vicino a casa sua. Tu sai tutto, immagino. O meglio, avrai tutto quanto nel telefonino su dove abita. Ho le idee un po' confuse, ma ho tutti i video. E allora abbiamo il tempo per. E penso anche alle nostre conversazioni, le email che ci siamo scambiati col suo segretario. Eh, ma dove sono Jessica e Ferguson? Scopriamo questa cosa prima di andare dal signor Ferguson. Mm -hmm. Eh, esco e eh, vi guardo comportatevi in modo assolutamente normale a meno che loro non vi approccino per chiedervi cose mi guardo intorno usciti, usciti sul pianerottolo eh, vedete che nel cortile del Ferguson Motel c'è la macchina dell'agente Altus ma non è su un carroattrezzi, è parcheggiata normalmente. C'è mm -hmm. la macchina di Anthony e non c'è la macchina delle ragazze, mm. quindi non c'è neanche Jessica. E vado, vado a vedere su, cioè, appena vedo questa cosa. Mi metto a correre e vado verso la stanza dove il, il signor Ferguson aveva tutte le chiavi. Eh, pensando che magari è lì eh, vai verso la reception e c'è il signor Ferguson seduto dietro al bancone che si alza e dice buongiorno, eh, benvenuti al Ferguson Hotel. posso fare qualcosa per voi? io tipo, apro la bocca, chiudo la bocca e poi dico un bicchiere d'acqua, grazie ah. scusi, il bagno? Il bagno sarebbe per i clienti, ma lo trova in fondo al corridoio, mm. la seconda porta sulla destra. Tiro fuori la banconota a 10 dollari, gliela metto lì e vado verso il bagno. In tasca la banconota da 10 dollari. Il diner è aperto? Il diner no, apre tra due ore per pranzo. Ah, cavolo, speravo di poter prendere un caffè. Dove eh. ho trovato la rastrelliera con le chiavi? Per vedere quali mancano, ne mancano svariate. Un po' a caso. Lì chiedo che c'è una macchinetta del caffè. Ah, eh, sì, c'è una macchinetta del caffè insieme a, um, la macchinetta per le bibite e il ghiaccio. È la prima porta sulla sinistra. Caffè là, no? Ma sì, dai. Lo preparo anche per Anthony. Eh, faccio il caffè per me, faccio il caffè per Lena, poi ho un'altra tazza di caffè per Anthony, guardo il signor Ferguson e gli dico come vanno gli affari qui. Eh, un po' lenti, ma che vuole, in questa stagione è difficile. Eh, immagino, poi è comparito un po' così. Sì, eh sa. L'economia. Faccio 30 secondi di small talk accertandomi mm. che non si ricorda niente. Non, non si ricorda niente e ti cade l'occhio sul calendario: non è il 12, è l'11. Mm. Ok, quindi prima di conoscerci. Ciao. Mm -hmm. Bene. Di prima Ma per... ci, manda... ci mandasse Ma se... qua aspetto che ne esce al bagno e gli metto il caffè in mano ok grazie, grazie. Eh, sì, eh, buona giornata signor um, Ferguson Thomas Ferguson signor Thomas Ferguson lo saluto, esco e mentre mi sosteggio il caffè faccio ah. buon viaggio grazie Buon lavoro! Buon Avete lavoro. visto che giorno è? No, è l'11. Fermo il tuo iPhone. Controllo il cellulare è l'11, ha fatto bene i suoi conti, il signor Albabout. Forse le ragazze sono davvero vive, ancora magari Perché o forse non sono... siete in una realtà in cui sono morte lo stesso. E però Jessica no, non si è mai messa in macchina, chi lo sa? Tuttavia, io questa cosa la dico per lei. No? Magari è come, come Final Destination, moriranno per altri motivi oppure no, e Jessica si salva, hai trovato l'indirizzo del tipo per le vostre mail, sì, guardo le email, cerco di risalire a quelle in cui il segretario mi diceva dove dovevo andare. Uh, C'è cioè, un indirizzo nella contea di Ray È una villetta abbastanza grossa. Mm. Dopotutto, come Anthony ben sa di soldi ne ha. Certo. Posso far chiamare dalla mia segretaria. Per, per dire che passo da quelle parti e Fallo. Ehm, è meglio che andiamo con la tua, la mia penso sia ancora rotta. Beh no, è il giorno primo. La provo. Pup, mm. Oh, funziona. Comodo. Forse la mia è più comoda per tre persone. Sì, ma vengo con la mia. Prego. Attenzione vale. però, hm? se questo non vorrei mai che noi siamo tornati qui adesso e poi in qualche modo tutto si ripetesse. È possibile? Ok. Eh, ma come facciamo a sapere se succederà oppure no? Non possiamo fidarci di Hatcher? No. improvviseremo esatto non pensare alle cose che possono essere o non essere pensiamo soltanto che dobbiamo impedire che quel bastardo porti altre gente a morire anche perché suppongo che Yaldabaoth non sia un signore che possiamo portare di fronte alla corte d'appello c'è una cosa che non ho capito forse voi potete aiutarmi mm. forse non l'ho seguita bene la conversazione perché Yaldabaoth anche se poteva uscire in qualsiasi momento ha deciso di rimanere lì Credo che sia perché non ha niente di meglio da fare. Ah. E sta aspettando che muoia Hatcher. Praticamente, da come ho capito io, siamo Hatcher e è Hatcher che ci manda lì da lui. E lui sta lì e in lui? attesa che muoia Hatcher, perché magari non sappiamo se per lui questi 50 anni sono 15 minuti. Ok. Però la cosa di cui sono abbastanza sicuro è che noi non abbiamo, forse non c'è nessuno, il potere di liberarci di Yaldabaoth. Però posso anche dire body. che qualcuno porti la gente in trappola di Yaldabaoth. Mm. Beh, Yaldabaoth mi sembra piuttosto stufo di Hatcher. Anche io sono piuttosto stufo di Hatcher e lo conosco da meno tempo di lui. Ti seguiamo, Anthony. Andiamo. Ah, sì. No, guida tu. Scambiamoci i numeri. Se dovessimo mandarci qualche informazione, eccetera, contattarci. Ci facciamo il gruppo su Whatsapp. Mm, perfetto, oh, quando ovvio. salgo in macchina e inizio a seguire Anthony, ti guardo, quindi vivi facendo la Youtuber. Mm, sì. Da qualche mese riesco a vivere, a pagare l'affitto e a non fare altro. Devi essere brava. Ah dai, me la cavo. È divertente, è divertente scavare tra i vecchi casi o le cose paranormali e, e smontarli. Io conoscevo, Seguivo un sacco di youtuber qualche anno fa, però tu non c'eri ancora mi sa. Poi è che ero più tempo. Mm. Beh, se ti mandano sempre così in giro... Quello che ho provato a di seguire è il tuo crime. <ride> Sarebbe come portarsi il lavoro a casa. No? Eh, sì, esatto. Non ti preoccupare, non ti chiederò di seguirmi. No, no, voglio guardare qualche video. Mi sembra tutto molto stupido dopo che abbiamo parlato con quell'entità. Eh, ora che stiamo andando a fare qualunque cosa, faremo... Con Excel. Non è molto stupido. Uh, probabilmente devo fare una revisione completa del canale. Beh, è possibile che la totalità dei casi che hai trattato e debunkato sia veramente. Non reale, semplicemente erano pazzi che pensavano di avere a che fare con l'occulto. Non credo che tutti i giorni capino di. All About. Ho fatto una collaborazione con un altro youtuber, abbiamo fatto 48 ore non-stop a guardare uno stesso punto in una stessa stanza di un maniero abbandonato per cercare eh, il fantasma di un cacciatore. Ti bastava stare due ore a Ferguson Motel. <ride> è vero, per questo mi sembra tutto molto stupido. Quel video è piaciuto tantissimo, tra l'altro. Non so perché. Anche io faccio appostamenti così. Ma non hai fantasmi. Posso mandare un messaggio vocale? Mm -hmm. sei, sei, sei tipo da messaggio vocale. Eh sì, manda un messaggio vocale per dirvi che Kelly, la mia segretaria, ha preso appuntamento tra un paio d'ore. Posso, Master? Sì, sì, allora, sì. Eh, Rispondi che allora possiamo arrivare lì con calma senza correre. Eh, ti faccio mandare il messaggio vocale direttamente. Possiamo arrivare lì con calma senza correre? Ok, e giustamente io vi rispondo con un messaggio vocale di tre secondi che dice Stecco, 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 stecco. Eh, ce l'hai fatta, Ma che problema? Esatto. Eh, io credo che sia la mezza età. Mm. Sì, può essere, può essere. Comunque è solido eh, per essere un vecchietto. Fisicatissimo. giusto, sto fisico, non ce l'ho neanche ora. E poi vedrete il vecchietto che vi trovate davanti, il buon Charles Hatcher. Um, guidate un'oretta, quindi avete tempo di arrivare veramente con calma, a prepararvi nel caso vogliate prepararvi e poi entrare a casa del signor Hatcher. Io ricordo a tutti e due che se non ve la sentite non è il caso che voi entriate. Entrare soltanto se ve la sentite di porre fine all'esistenza di Hatcher. Io non voglio avere altre gentile sulla coscienza. Se è vero che siamo all'11, possiamo magari, come dice, come dice Elena, salvarle. Di conseguenza qui posso, può solo andare peggio. Proviamoci. Alla metto fine. i guanti. Sono d'accordo con Anthony. È il momento di chiudere questa storia, andata avanti per troppi anni. Cerco telecamera. Una telecamera? Beh, per vedere se ci sono. Sì, sì, ci sono. Io ho un'idea, però, tanto siamo avvicinati. Magari un piccolo cambio d'abito per essere un po' più per entrare, giusto per entrare e essere i miei assistenti sono già in giacca e cravatta sì. sì ma sei troppo vestito da sbirro non va bene è, ti cambio come vuoi tu è vero, tutto di te urla sbirro e tu Lena per quanto il GOT sia molto apprezzabile ci vuole un po' più di aria professionale discuteremo di quanto il GOT può essere professionale di non soffermarci sugli abiti per dire quanto una persona lo è però va bene Anthony faccio come vuoi tu assolutamente andiamo eh, in cittadina lì vicino ci sarà qualcosa di... Sì, sì, di sì. facciamo shopping mi metto la giacca color cammello selezionata da Anthony compro una FFP2 ok Opto per un tagliere i pantaloni e la giacca mm -hmm. blu. Non stai male. No, assolutamente ci manca un tocco. E ti prendo un due paio di orecchini, tanto pago con la mia carta di credito platino, finalmente ce l'ho lì da usare. <ride> sono belli, li metterei con un altro vestito completamente ma ti giuro che li metterò potrai farlo se sopravviviamo, se non andiamo in prigione non se non scompariamo non andremo in prigione eh, e la polizia eh. perché la polizia è Dale <ride> sai che io sono la polizia eh, quando entreremo avremo finito dovrai spegnere le telecamere e cancellare l'autoregistrazione ma non è meglio che facciamo come ha fatto Yaldabout? Ah. <ride> rido, rido fortissimo perché ha ragione lei. E quando arriviamo là davanti, mm -hmm. eh, io cambio un aspetto del mondo usando potere. E penso che quello che ha fatto Yaldabout effettivamente. Non l'ha fatto Yaldabout, l'ha fatto Etcher Di prendere eh, eh, il Adesso inizia a capire come stava girando la cosa. Possiamo esatto. farlo anche noi. Quindi, quando stiamo guidando, cioè con la macchina di Anthony, Lena eh, accanto, io dietro, eh, utilizzo potere per modificare un aspetto del mondo. Questa è una replica esatta della villa, ma non mm. è la villa. Non siamo nel mondo reale. È una prova di corona perché stai imponendo la tua volontà sul mondo. E ho fatto successo. Tra. Molto bene. Una sola sciagura ti arriva proprio lì. Tac. Così sono bello pieno. Non ti preoccupare, che le usa adesso. Allora, arrivate uh, davanti a questa villa e. Uh, la villa l'ha ricostruita Dale, esattamente una copia della villa, ma leggermente diversa. Che cosa c'è di diverso che si potrebbe notare se si stesse molto attenti? Eh, rispetto... non nessun rumore, nessun rumore dal giardino e dalla strada fuori. Ok, perfetto. Quindi è tutto amplificato: senti tu i passi, senti le cose, come se fossimo nel deserto del Sahara senza vento. Bello, bello. Vero. Potevi mettere qualche rumore ambientale Sì, infatti Non vi dico niente Se riguardo Secondo me potresti prendere in giro Quel vecchio di Escher Però un ragazzino non lo prenderesti in giro Però scusami, A Gesù quando moltiplicò i vari pesci Questo non glielo dissero Però scusami, è vero che Escher È forte e potente ma noi siamo in tre se l'hai fatto tu ti do un supporto anch'io in base ai miei ricordi mm -hmm. della villa giusto quindi usi il potere anche tu Sì, spendi due punti fortuna e non devi tirare niente perfetto ah, quindi ora non se ne accorge manco lui eh no La villa è proprio una riproduzione uno a uno da cui però non si può uscire senza che lo voglia Dale. Va bene ora. Ora mi piace. Metti un like. Like and subscribe. <ride> Seguimi. Prego Dale, bussa pure. Dale, sei tu però. <ride> sei tu. <ride> prego Anthony, lo dico proprio, prego Anthony, bussa pure. Um, signor Lee, dottor Lee come vuoi tu. tu, tu. A rispondervi arriva um, uno degli assistenti del signor Hatcher che um, tu, Anthony, hai già avuto modo di vedere. Perché, ovviamente col signor Hatcher non hai quasi mai parlato direttamente. C'è sempre stato un qualche intermediario che faceva il lavoro per lui. E ti dice: Ah, eh, signor Lee, buongiorno, l'aspettavamo. Da questa parte. Mm, io sono con la FFP2. Lo Vi porta all'interno della villa che è inutilmente grande. È proprio una di quelle villone americane postcoloniali gigantesche che costeranno boh, qualche milione di dollari. Ma, ma tanti milioni di dollari. Io guardo Lena, ma secondo te c'è una stanza 106 qui? Potrebbe. Mm. E a un certo punto arrivate in quello che deve essere lo studio del signor Etcher, che anche Lena riesce, riesce a ricordare perché è dove gli hai fatto le interviste. E il signor Etcher, uh, di cui potete vedere una diapositiva nell'ultima slide delle schede, è, una, ah, è un signore sulla novantina, completamente, uh, completamente consumato dalla, dalla vita e probabilmente dalle nefandezze che ha commesso. Porta gli occhiali da sole anche in casa, la pelle è corrugata, tutta rovinata la barba incolta e a vederlo per strada non gli avreste dato due lire bucate però a quanto pare è uno degli uomini più potenti e ricchi almeno di tutto il Midwest vi guarda e dice oh, buongiorno signor Lee si fa un po' fatica ad alzarsi e viene mm. verso, uh, verso di te ti stringe la mano, Anthony. Faccio due passi, faccio una stretta vigorosa. E... È inaspettato uh, vedervi oggi. L'appuntamento originale era per domani. Spocco le sedie al dottor Lee e alla dottoressa Lena. Sì, vedete. Stavo passando qui da queste parti e quasi quasi ho detto perché non approfittarne? D'altronde c'è te tempo. Magari potrebbe spiegarmi bene qual è la sua idea di investimento. Così domani potrei arrivare con le carte già pronte invece di dover aspettare un'altra settimana che prendo un volo per l'Iowa, no? Ah, oh, certo, certo. Inizia a parlarti di tutto il suo piano per acquisire questa, uh, questa società che si occupa di mh, tubi in metallo e quindi è una roba incredibilmente noiosa. Sì, sì, io lo faccio parlare dissimulando interesse come faccio sempre quando mi parlano di tutte queste cose perché, tanto alla fine della fiera si tratta di spostare soldi e mettere due firme. In conseguenza, io investirei, eh, investirei nell'hotelleria se fossi lei. Dico dopo più di dieci minuti che sta parlando, magari un bel motello. Mm. Interessante opzione, ma non è il motivo per cui ho chiamato il signor Lee. A proposito, um, signor Lee, pensavo di parlare con lei. non... Con chiunque siano queste due persone, il signor il signor Smith e la signorina Lenica sono i miei stagisti. Insomma, devono farsi anche loro le ossa. Perché, se no, come possiamo passare ai giovani il nostro sapere e la nostra conoscenza per poter progredire nel mondo? Alla fine bisogna illuminarli, no? chi meglio di noi, che siamo di una determinata. Stazza possiamo mm. mostrare il percorso ah, il, il, quindi sono il signor Smith e la signorina Lenica, certo. Ok, grazie. I nomi sono solo etichette che diamo alle cose, signor Rector. Oh, di etichette ne ho viste tante. Me ne sono state affibbiate altrettante. Mm, e qual è la sua preferita? Ah. <sighs> È interessante che me lo chieda proprio lei. Abbiamo avuto una discussione simile qualche tempo fa, mi pare. Per mm -hmm. telefono. per telefono. Eh sì, non sono arrivato a incontrarla ancora. Mm. Pensi invece che la signorina Lenica era qui proprio qualche giorno fa. Sicuro non che basta. non era una persona che mi somigliava? No. Oh. Non dimentico mai un volto, signorina. La mascherina. E neanche una voce. La mascherina. La mascherina. <ride> perché quello che avete fatto è che lui non si rende conto di essere in una realtà Certo, sì, 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 sì ovvio, mica se voi lo sa. Mi chiedo allora perché lei che sapeva tutto fin dall'inizio ha consentito a parlare di tubi di ferro per Ah, volevo vedere quanto sareste andati avanti con questa pantomima. Beh, come Yaldabaout, potremmo andare avanti anche 50 anni. Ah, assolutamente, ma nessuno è in grado di governare la sua volontà. Io sto solo cercando di ottenere la sua conoscenza, che può decidere di condividere con me oppure no. Se non la volesse fare, forse seguirò la strada. Più dura mm. come ho già fatto in passato. E ha portato qualcosa fare questa strada più dura, lei signor Lee, ha idea di quanti soldi io abbia? Mm. Sì, certo. Ma intendo dire nei confronti di, di Albarbout ha portato qualcosa? Perché sa quando un affare non funziona, non funziona, non bisogna spendere più soldi. Bisogna dedicarsi ad altro. Maestro. Sono uno stagista felice. Maestro. Signor Lee, mi mm. permetta di farle una domanda. Certo. Che cosa ne guadagnerà lei da tutta questa storia? Lei dorme la notte? è un cioè. bambino bene sono contento per lei voglio dormire anch'io questo ci guadagno oh, allora lasci che la aiuti e uso una delle sciagure di uh, Dale mm -hmm. per usare uno dei poteri di Charles Hatcher che è anzi ne uso due Così infliggo una sciagura a tutti e tre. Siete mm -hmm. tutti sonnolenti. Mm. Cancellati due sciagure. Allora, sai cosa faccio quando sento che sono un po' sonnolento? Eh, cerco di fare appello a tutto quello che sono i miei riflessi per tirare fuori la pistola e gambizzarlo. Una prova di spada. Oh, beh, la la frizione sonno lento. Entra in gioco. Perché ovviamente prendere la mira con gli occhi mezzi chiusi posso sommare. Infatti? Sono un agente federale. sì quindi cosa ne funziona? Tiro due dadi. tiri due dadi, ma eh, peggiora di uno. Il, il, il tuo pavano. grado di successo quindi se è un pareggio in realtà è un fallimento e se è un successo è un successo con conseguenza Ho fatto successo eh, quindi successo con conseguenza è un successo con conseguenza Ho fatto due tu gli spari lo ferisci e lui ti guarda e dice no 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 signor Altus, queste cose da lei non me le aspettavo. Vedi che si tocca la ferita, praticamente sangue non esce perché esce una specie di roba pultigliosa, mezza coagulata, e spendo le altre due sciagure che hai per manipolare il tuo sangue e impedirti di muovere il tuo corpo. Mm. Ti becchi l'afflizione bloccato, che è anche a lungo termine. Sì. E quindi hai tutti i movimenti incastrati, inceppati, beh. Però la Perché... cado di lato, direi. Eh? Però la cado di lato. Ok, e il signor Hatcher si alza lentamente e dice: Non immaginavo che sareste arrivati a questo punto, ma devo dire che. Se vi ha lasciato andare via e siete qui il giorno prima non siete poi così lontani da me. Anche voi avete visto che cosa c'è oltre. Io gli salto addosso con un cazzotto. <ride> Alberto entri, siamo in tre. Vai. Ok. Anche allora. per te è una prova di spada troppo non lo lascia perché lo, non ce l'ho più, quindi... Ma hai hai il fitness. fitness. <ride> eh? hai fitness hai però il fitness è vero. Il fitness, esatto. Ah, ma tu hai l'artefatto coltello. Sì, però io non voglio usare il coltello. Eh. Ho un'altra idea. Tre. Tre. Però Diventa... non è un successo una complicazione per tanto. È un successo ma. E uh, tu gli salti addosso, iniziate a um, rotolare mentre lo prendi a pugni. Mm. Ti rendi conto che il suo aspetto da vecchio decrepito è solo un aspetto. Probabilmente mm. non sono solo i soldi che ha ottenuto dal costringere Yaldabaot in qualche modo a rivelare la sua conoscenza. E anche tu ti prendi un pugno nello stomaco. Mm. E continuate, in questo momento state lottando. Arriva l'assistente di prima che arriva sulla porta, e il signor Etcher dice: Non c'è bisogno, posso fare da solo. <ride> e si fa un passo indietro e chiude la porta. Allora, lui in questo momento sta lottando con Anthony, quindi. Sì. Ok. Io voglio usare l'amore per cambiare l'idea di Hatcher. Quale modo migliore di ottenere tutte le conoscenze di Yaldabout se lui si facesse colpire a morte da Anthony? Peso. Mm. Peso. Peso. Peso è una prova, bene. certo, il sacrificio finale mm -hmm. ti direi che è una prova di anello 4 oh, eh... sarebbe forse più di corona ma tanto hai 4 in ogni caso quindi. vado beh Senti. hai fatto 9 quindi prendi le tue 3 sciagure prendo le mie immense sciagure allora lui, tu, tu fai questa cosa, glielo sussurri quasi sottovoce e lui, mentre si sta scazzottando con Anthony, si ferma e dice, in effetti, se arrivassi da lui non mi potrebbe rifiutare la conoscenza, io e lui saremmo una cosa sola. E guarda verso Anthony. In attesa del colpo, io rincaro la dose e gli dico: è stato lui che ci ha mandato da te. Questa è l'ultima prova, Etcher. Non ce l'aveva un coltello? Ce l'ho, ce l'ho. Tieni. Prego. Prego. Prego, allora facci vedere. Prende il coltello di mano. Non aspetta neanche che tu gli dia il colpo di grazia. Prende il coltello di mano, lo guarda, guarda il riflesso. E dice: Bene, ci vediamo dall'altra parte. Si pianta il coltello nella gola e mentre cade a terra e inizia a perdere sangue. Io uso le sciagure che ha appena accumulato Lena. Perché eh, è vero che lui da qua non se ne può andare ma neanche il suo sangue eh, vi lascerà andare senza opporre resistenza. E a quanto pare il suo sangue è diventato praticamente una cosa viva che cerca di assorbire la vita dalle altre persone. Probabilmente questo è anche il motivo per cui a 90 e passa anni è rimasto ancora così atletico, eh, da, tanto da tenere testa ad Anthony che è il più atletico di voi e metto una bella nuova afflizione a tutti e tre ne spenderò due e l'afflizione è sangue oscuro ora Anthony Io sono paralizzato. tu sei ancora paralizzato Anthony e Dale sono anche arrivati a tre afflizioni quindi la prossima conseguenza che vi beccate nel caso è la vostra ultima conseguenza. Mm. La stanza si sta riempiendo di questo liquido nerastro che sta uscendo copiosamente dalla gola di Hatcher sta cercando di ricoprirvi come una specie di venom o come un blob, come ci suggerisce Corey e um, voi potete in teoria andarvene, se riuscite a far riprendere Dale, che essendo lui che ha creato questa sacca, è lui che deve rompere. Mm. Dale, sveglia! Ti, 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 ti prendo, ti scuoto, mm. e ti guardo e ti dico... Maledizione Dale Fixati in qualche modo, riparo qualcosa di rotto! Vai, riparo qualcosa di rotto perché mi sembrava brutto utilizzarlo da paralizzato. Grazie. <ride> eh, quindi devi tirare un D12. Sì. Però sei cinica. Sì. <ride> Ed è però una prova di calice perché è per far riprendere il corpo. Beh, 12. Mmm un miliardo di schifo Bene, bene, sono quattro Sciagure. Uh, tu non sei più bloccato. Okay. E mentre ti, mentre ti riprendi. Uh, riesci anche se vuoi a effettivamente uscire da questa sacca dimensionale che hai creato. Solo se posso uscire con loro. Puoi uscire con Anthony. Lena è ormai avvinghiata per tutte le gambe da questa poltiglia nerastra e capisci che se te ne vai la poltiglia la terrà con sé. Mm, eh, io non ho punti fortuna in questo momento, no? Perché per prendere punti fortuna devo fare uno, non c'è un altro modo. Devi fare uno o. Eh, Puoi distruggere un artefatto per avere un punto fortuna. Eh, però per cambiare l'aspetto del mondo me ne servono due. Eh, puoi distruggere no, no. anche qualcos'altro. C'è qualcosa, qualche artefatto o qualcosa di display che potrebbe essere, potrebbe sembrare diciamo un, una roba importante per Action. Fai una veloce prova di calice, bene. Eh, vabbè, utilizzo video. il mio essere un agente federale per dire che ho lo sguardo acuto per queste cose. uno, Un punto fortuna ho preso così, vedi? Eh. Hai anche preso un punto fortuna. Bravo! <ride> sì, c'era una cosa che era evidentemente importante, eh, guardando dietro alla sua scrivania. C'è quello che probabilmente è il coltello che ha usato negli omicidi rituali del 1957, che è lì in bella mostra dietro la sua scrivania. Ok, io lo prendo e cerco di utilizzarlo per tagliare via il blob d'Alena. Non so che facendo questa cosa il blob in realtà tipo non si può tagliare, ma mi sto limitando a distruggere il coltello, tipo a scioglierlo lì senza volerlo. Io cerco di aiutarti prendendo una lampada e andando via. In qualche modo, in maniera molto disperata, riesci a trascinare via anche Lena nel momento in cui distruggi questa sacca dimensionale. Allora, se considera uh, distruggere questo coltello ma dare un punto fortuna, io poi mm -hmm. cambierei un aspetto del mondo, spendendo le due. Sì. Eh, per eh, liberare Lena per dire che siamo davvero riusciti a distruggere questo blob, preciso. Prendo uh. mm. la mano, afferro la mano. Grazie. Spendo, però, le sciagure uh, che ha Lena, una per Mary, una per Liz, una per Big Bob. Perché purtroppo nel Time Wimey Ball of Stuff che è stata questa avventura oltre il velo, loro muoiono lo stesso. Le eh, loro vite erano state offerte agli Aldabaoth, in ogni caso. Andiamo: prendo la mano di Anthony, prendo la mano di Lena, e usciamo dalla villa. Mm. E direi che qui possiamo chiudere perché Yaldabot è disinteressato a quello che succede e Etcher l'avete ucciso, nonostante lui sia comunque riuscito a portare nel mondo più male di quanto pensaste. Abbiamo ammazzato il vecchio. Bene. <ride> <ride> Ora che inizierò la vita da giustizieri della notte. Esatto. I nostri bello comunque, bello, molto bello. Molto bello, <ride> mi è piaciuto tanto. Veramente wow. Complimenti, e complimenti a tutti. Tra l'altro, mm. mentre giocavamo, mi sono venute in mente delle cose. che Quindi, chi giocherà la prossima volta playtesterà al posto vostro? Comunque, è passato da essere un horror turiano a essere cult sì. nella mm. ultima parte della seconda sessione, secondo me. Sì, perché quando lo o mage anche perché, quando ottene i tuoi poteri, inizio a utilizzarli per giocare con loro. Beh, chiaramente li devi eh utilizzare, sì. eh sì, fare pure male non farlo. E pensa che io non ci avevo pensato quando tu mi hai detto utilizziamo i nostri poteri per, ho detto, beh, sì, effettivamente perché staccare le telecamere quando posso disattivare la realtà? Mm. Eh sì, cioè, una volta mm. che c'è il modo, si fa. È molto bello come ti invita a usare i poteri, eh, il cioè proprio il fatto che tu puoi mh, mh, pasticciare veramente con, la re con le realtà, eh, il gioco ti permette bene di farlo. E non sempre una patata mentre lo fai. <ride> eh, questo è importante. Comunque anche secondo uh, me, e eh, la persona della chat, Winchester, qui è una bella sessione, secondo me molto bella. Il gioco è un sacco figo io me la rifarei con un'avventura un poi anche casalinga più lunga appena Claudio ci dà le regole eh, le, le regole che avete giocato stasera già ci sono ma visto che giocando la settimana scorsa e oggi mi sono venute in mente cose aspettate un paio di settimane e poi arriva eh, abbiamo Qualcuno? una domanda Claudio spero non copri la, la faccio apparire copri, copri per Vabbè, la possiamo leggere quanta roba avevi preparato <ride> niente con questa io come sempre non avevo preparato nulla. No, nulla. Allora, eh, della sessione precedente sapevo solo l'incipit, cioè che X persone sarebbero arrivate al Ferguson Motel da cui non se ne potevano andare e a un certo punto i PNG avrebbero iniziato a sparire. Ma uno, non sapevo chi sarebbero stati i PNG perché l'abbiamo deciso al volo mentre giocavamo. Non sapevo quanti sarebbero stati. Eh, quindi lì avevo preparato pochissimo. E per questa sera sapevo solo che ci sarebbe stato il mago che stava facendo queste cose pensando di poter imprigionare Yaldabaoth. Spoiler, non poteva farlo. Bello, molto funzionale, comunque. In realtà, sì. ovviamente, questa è una, è una cosa che funziona molto bene perché sei molto bravo sotto questo punto di vista. Ehm. Ognuno ha il suo stile di mastering. Io master in modo molto simile a Claudio, secondo me, su questo. Decisamente. E preparo solo nei giochi in cui devo preparare per forza. Tipo, qua devo preparare un combattimento, ma tendo ad avere tipo uno stat block da utilizzare se mi serve, più che l'idea del così via. Quindi ci sta. E sono curioso poi di vedere nel manuale finale che tipo di consigli ci saranno per narrare. Perché secondo me questo gioco ha ah, il sistema che è perfetto per dare questo tipo di atmosfera e tensione però il tono che gli dai è fondamentale cioè... allora nel, quello che vorrei nel manuale ma ovviamente lo farò perché c'è tutto il tempo del mondo e, e ho tutti i mezzi per farlo uh, vorrei dare sia delle linee guida su come improvvisare delle cose di questo tipo quindi per esempio una cosa che settimana scorsa e anche oggi ho fatto è che avevo un timer sotto mano e ogni 30 minuti succedeva qualcosa. Mm -hmm. um, ma vorrei anche fare come avevo fatto con Monogatari, avere anche un'avventura che se vuoi capire com'è il gusto del gioco senza doverti improvvisare tutto, ti giochi prima quella e poi una volta che ci hai preso la mano puoi andare. Sì, Talcuno. questa è un'ottima idea secondo sì. me. Sì. Eh, per esempio una cosa che posso dire perché io e Chiara abbiamo giocato due volte a questo gioco no? la prima volta forse era il primo playtest era il primissimo, Avete, siete stati i primi nel mondo a provarlo eh, <ride> e la seconda volta è stata questa le giocate, entrambe molto belle, sono state molto diverse perché la prima volta eh, Claudio ci aveva detto oh raga, iniziate ad utilizzare i poteri, manetta e ve li proviamo il sistema e quindi... Dopo 30 secondi, stavamo attivando poteri perché sono successe cose orribili, praticamente alla velocità della luce, e la partita è stata estremamente più sopra le righe, no? Come tipo di evoluzione della curva. Cioè, noi abbiamo scoperto di avere i poteri dopo 5 minuti che stavamo giocando, praticamente, ed è stato un dark super eroistico Alla fine, sì. e, mentre qui abbiamo avuto una era horror piena, e poi horror thriller, probabilmente. Mm. Quindi cambiando la velocità con cui insergono i poteri cambia tutto il pacing della sessione. Sì, sì, ma infatti l'idea per rispondere anche ad Andrea è eh, sì, visto che è un genere che è molto nelle mie corde, che conosco molto bene, vorrei condensarlo senza andare troppo nel dettaglio, però per dare delle linee guida abbastanza chiare su come gestire Appunto, l'horror piuttosto che il thriller, piuttosto che la giocata alla major, che magari non è nessuna delle due? Leggi tu la domanda di Koi, Chiara, così non concludo. Non... Non... Allora, Koi chiede: A proposito del manuale, ci sa già quando, come, ci sarà una fumble edition anche stavolta? Allora, sul quando non lo so ancora perché ho scritto. Uno di quattro pezzi che dovranno comporre il manuale e questo non è ancora neanche finito, non è la sua forma finale, come direbbero nei cartoni. Um, vorrei arrivare ad avere questa parte ben finita in modo da usarla come base per i regolamenti di, degli altri tre che mm. uh, saranno più facili perché le regole di base saranno ben consolidate e. Si tratterà di adattare a fantasy Giappone e cyberpunk, sapendo tra l'altro che fantasy e Giappone già esistono in una forma. Sì, uh, quello da zero è il cyberpunk, è questo. Quello che è da zero è da cyberpunk. Mm -hmm. Questo che, però, nella mia testa c'era da un po'. E quindi sul come, anche qui. Non ne sono ancora sicuro, non so ancora nemmeno quante pagine saranno. Quindi non so se sarà un manualone alla mage da 800 pagine che poi potete usarlo per tenere ferma la porta. Dei mini manualetti più piccoli, che, però, stanno in un cofanetto o qualcos'altro ancora, non lo cofanetto. so. Bello, il cofanetto è il, cofanetto è il mio desiderio. Con quattro manualetti, bello, oh, sì. bello. regole formate, base e formate. i quattro manualetti che ti dicono come adattarle. Formato quello di Nova, però in cofanetto cioè eh, che è tipo un hardcover piccolino, mentre Cotra aveva la scatola. No? E poi secondo me sta benissimo in libreria. Eh, sì, è la... molto più elegante del super manuale giant. Sì, il manuale giant è illegibile. L ho provato a rileggere Mage, l'ho sfogliato per 20 minuti e poi ho detto: Vabbè, ma ho anche il PDF, forse è più comodo quello. Ne parlavamo <ride> l'altro giorno quando pensavo di regalare a Chiara tipo, sai, uno di quei libri tipo file edizioni fiche dei Libroni, belle. Uh -huh. E lei mi ha detto la stessa cosa: però, cioè, se mi regalano una di quelle edizioni che sono 8 kg. Poi io la metto in libreria, e rimane lì. Non eh sì, la leggerò mai, leggerò sempre la, la, la mia versione tascabile. Perché ti serve il leggio del nome della rosa, no? Boh. Esatto, <ride> ti serve quello su cui poi eh, lecchi il, il dito per girare le pagine, se no non funziona. E, ecco, i manuali è la stessa cosa. Sì. Quindi e... sono possono essere enormi. E quindi l'idea appunto sarebbe di avere un cofanetto che però è già tutto insieme, non sono da prendere in comode uscite quindicinali come Lobby and Work. È più tipo il re in giallo, no? che hai tre manualetti dentro al cofanetto. Super sì. comodo, se vuoi giocare fuori casa. Infatti, secondo me sarebbe figo avere il sistema in ogni manualetto. Sì. con le sue regole. Esatto. E ultima risposta: ci sarà anche una Fumble Edition? Spero di no, perché vuol dire che abbiamo sbagliato a stampare qualcosa. Se no, <ride> beh, succede, magari non sbagli tu, sbaglia la stamperia. Eh lo so, io posso sperare di non sbagliare e vediamo di non farlo. Comunque Koei è uno dei possessori della Fumble Edition di Clotos, se ricordo bene. Bello, bello. Allora, che dire? Noi quando torniamo in diretta? Venerdì? Allora, noi torniamo in diretta venerdì con eh, un gioco di Ben Robbins che volevamo provare tanto che è in This World. Quello nuovo. Un gioco di world building in cui praticamente creeremo un multiverso. Vediamo come va. E mi sembra che parti dall'assunzione in questo mondo e dici una cosa che è diversa dal nostro mondo. Sì, è un mondo, cioè si creano tanti mondi, da quello che ho letto, con le, con, con, ognuno con delle regole diverse e puoi creare x mondi infiniti. Bello. E lo giochiamo con Ken e Camilla. Bello, 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 sono curioso di provarlo. E poi settimana prossima invece nata diretta perché siamo a play. Quindi ci vedremo con tutti voi, letteralmente con le persone qua in diretta. Ci vedremo. E spero anche con voi che ci state ascoltando. Ci vedremo a play. Questa giocata, per chi non ha saputo la prima, domani è in podcast. Quindi la potete sentire tranquillamente anche in podcast o recuperare su YouTube. Grazie la te. Grazie tantissimo, Alessandro, per essere venuto a giocare con noi, Claudio, per averci portato il gioco. Grazie Bene. a voi che avete giocato. Grazie a voi. E... Saluto a tutti, vi ringrazio per esserci stati, siete stati in tanti e ci vediamo a play. Ciao. Ciao.